Buonasera, buonasera a tutti, grazie molte per essere qui, un appuntamento diciamo per noi abbastanza inedito perché affrontiamo argomenti diciamo non caratteristici della Fondazione, ma siamo molto contenti perché iniziamo oggi questo ciclo di presentazione di libri che sono accomunati da questo tema della formazione. Voi sapete che noi ogni anno ci dedichiamo ad un tema specifico e cerchiamo di raccogliere dei libri di recente o meno pubblicazione appunto che affrontino questo tema. L'anno scorso il tema era obbligato, sarebbe anche quest'anno naturalmente, però è stato quello della crisi economica. Quest'anno abbiamo deciso di occuparci di formazione. Naturalmente, come voi sapete, sentite dalle cronache, si tratta di due cicli che noi giudichiamo in continuità, perché tutti sapete che si parla molto della formazione in vari ambiti come anche una delle possibili vie d'uscita da questa crisi, insomma l'investimento in formazione, anche indicando quello che è il carattere progettuale, insomma, no? Di ogni processo formativo. Allora, lo facciamo partendo da un libro dedicato di Emilio Renzi, qui non so, aspettate, finisco le foto così, Emilio Renzi, che ringrazio molto, che ha fatto questo libro sulla figura di Adriano Olivetti, Comunità concreta, le opere e il pensiero di Adriano Olivetti. Emilio Renzi è stato un olivettiano, lo ringrazio molto di essere qui e di aver riferito queste esperienze in questo libro, devo dire, bellissimo, scritto in maniera stupenda e che ricostruisce un po' tutto quello che è anche lo sfondo culturale dell'opera di Olivetti, i riferimenti filosofici, i riferimenti politici e un po' anche tutta la sua esperienza di vita che si è conclusa anche con un impegno politico importante e significativo. Allora, quindi cercheremo anche di giudicare questo aspetto dell'opera di Olivetti, se il suo sguardo, se il suo intento formativo avesse anche legami con questo retroterra ideologico e politico. Discuteremo questo libro con Galileo Dall'Oglio, che è anche lui stato un olivettiano ed è un importante formatore italiano. Voglio consigliare anche a tutti il tuo sito, che è molto bello, che è bottegadellaformazione.it, per chi volesse vedere quali sono le tendenze della formazione attuale, devo dire molto esauriente. E quindi, nel cedere la parola subito ai nostri due relatori, voglio solo dire, diciamo, proprio una domanda, Emilio. Anzitutto, volevo chiederti, l'opera di Adriano Olivetti si svolge, come tu sai, come descrivi, nel Canavese, che è un territorio molto importante, naturalmente italiano, che è stato un centro propulsore anche della cultura italiana. L'opera di Olivetti ha anche dei filosofi di riferimento. Allora io volevo chiederti, anzitutto il legame per la sua avventura industriale con quella terra, e poi volevo chiederti anche se ci fossero dei legami anche con degli importanti filosofi del suo territorio. Perché tu, come sai, qui ci sono citati molti filosofi francesi, però tu, come sai, mi sono occupato di un filosofo canavesano molto importante, che è stato Piero Martinetti. Non vedo nessun riferimento, eppure ci potrebbe essere anche uno sfondo politico comune, secondo me. Certamente partendo da approcci culturali molto diversi, però che si possono anche evidenziarsi delle convergenze. Allora volevo chiederti se ci fosse anche un legame con questa terra particolare del nord Italia, che si è proposto come centro propulsore di un processo di rinnovamento della cultura italiana, filosofico, ma anche, vedo, industriale, naturalmente. E sì, adesso pongo una questione proprio che tu al massimo riprenderai. Sì, sì, al massimo se vuoi riprendere, faccio parlare prima a Galileo, perché sai, l'imputato parla per ultimo. Certo, certo. Mi noto la tua domanda. Questa prospettiva teorica di Olivetti, che si concretizza in questo ideale della comunità, che poi diventerà anche in qualche modo partito politico, il centro di un'azione politica. Allora, volevo chiederti, sai, questa prospettiva è una prospettiva, si potrebbe dire in termini filosofici, conciliatoria. Non vuole essere una terza via, perché tu scrivi naturalmente che Olivetti ci teneva a non proporre la propria prospettiva come una cosiddetta terza via fra due estremi, però direi che vuole essere un punto di sintesi fra le diverse antitesi. Per esempio, dice, l'idea di comunità deve essere una società che si incentra sull'individuo, certamente, però non deve essere una società massificata che sfocia in individualismo di stampo anglosassone, potremmo dire. Allora, questa prospettiva conciliatoria è un tema ricorrente, direi, nel pensiero di Olivetti. E
ciò che a me preme dire è che questa prospettiva, appunto, direi che pone un limite anche all'azione teorica di Olivetti, perché naturalmente questo punto di sintesi fra due estremi è sempre molto complesso e forse anche arbitrario definirlo, però mi interessa sottolineare questo afflato epico che cerca di individuare appunto un punto di incontro. Perché te lo dico? Perché Olivetti, nonostante le sue origini, fa riferimento esplicito all'etica cristiana, dice: a fondamento della mia visione comunitaria c'è, cioè, in fondo l'etica cristiana. Direi però, e ti chiedo, e così veramente chiudo perché soddisfo semplicemente delle mie curiosità culturali che si legano anche al mio percorso di ricerca e ai miei interessi di ricerca, allora volevo chiederti solo una cosa: ti ho chiesto riferita a Martinetti, quindi all'ambito filosofico di cui occupo. La seconda cosa è: questa spinta etica, che appunto sottolineo etica più che teorica, è anche caratteristica dello sfondo ebraico. Allora volevo chiederti questo. Le origini olivettiane, naturalmente, lui fa riferimento esplicito all'etica cristiana, al personalismo anche cristiano, c'è anche, non fa mai riferimento alla dimensione etica ebraica, rientra, che tu sappia, in qualche modo nel contesto mentale e culturale di Olivetti. Dicendo questo, mi taccio immediatamente, riprenderò magari qualche considerazione dopo, consigliando però veramente questo libro scritto molto bene, e cedo la parola subito a Galileo Dall'Oglio, che, come diceva, è stato un olivettiano. E io volevo chiedergli quindi, anzitutto, se poteva raccontare la sua esperienza nel settore vendite, certo, delle Olivetti, e poi anche se ci racconta qualche specificità a partire dalla sua esperienza dell'approccio olivettiano. Molto volentieri. Buonasera a tutti. Io entro in Olivetti nel 1960 a Bologna, e come alcuni colleghi presenti in sala che fa piacere rivedere, e il primo impatto che si ha entrando in questa azienda è con una scuola. Una scuola, Emilio Renzi la cita nel suo bellissimo libro, faccio notare per inciso che con questo libro noi abbiamo imparato a conoscere Adriano Olivetti per la sua qualità, per la concisione, per la ricchezza di documentazione, eccetera. Ho lavorato per 31 anni in Olivetti a Bologna e a Milano, ma lo dirò fra un momento meglio, ma comunque c'è questo libro che è stato per noi una rivelazione. Il spessore culturale di Olivetti non era noto, perlomeno chi lavorava così sul campo, nelle periferie, eccetera. Allora il primo impatto, il primo incontro è con una scuola che è iniziata nel 1955, quattro ville stupende attorno a Firenze, il tutto nasce da una crisi aziendale di sovrapproduzione, anziché licenziare persone Adriano Olivetti accetta, sviluppa l'idea di aumentare le filiali di vendita dei concessionari. C'è un personaggio leggendario che si chiama Ugo Galassi, che ha creato una rivoluzione nel modo di vendere, di cui parlerò, e noi ci ritroviamo neoassunti assieme a, io ero un diplomato quell'epoca, ma poi assieme a dei giovani laureati, ci troviamo a Firenze in aule particolarmente interessanti, trattati da persone, trattati in maniera straordinaria, aule severe, ma anche, come dire, aperte alla relazione. Abbiamo il primo impatto, il primo giorno è: lei si chiama Dall'Oglio, Galileo Galileo. Bene, allora sentite, ognuno di voi cominci lei, racconti una storia. Già questo in un'azienda che fa formazione, in una scuola di formazione, è interessante. Ora si capisce che poi diventerà un tema dominante la centralità della parola, la centralità della persona. Fu sviluppato poi questo discorso in maniera molto bella alla fine del corso. Si impara a conoscere le tecniche della qualità dei prodotti, si impara a conoscere la consistenza tecnica del prodotto e cominciamo ad assorbire come venditori una idea che poi ci seguirà per sempre. Cominciamo a perseguire innanzitutto l'aspetto estetico dell'ambiente che ci circonda, conosciamo la qualità dei prodotti, chi li ha disegnati, cominciano a diventare nella nostra mente familiari dei nomi che poi, quando li diciamo, notiamo la sorpresa di alcuni tipi di clienti. Citiamo gli architetti che si chiamano Belgioioso, Perossuti e Rogers, che hanno fatto delle cose straordinarie. Citiamo Zanuso, citiamo Nizzoli, designer di gran pregio, Sozzas e così via. Tempi diversi, la formazione in Olivetti era continua, il primo mese, e quello lì poi ci si andava praticamente due volte all'anno a Firenze a fare degli aggiornamenti, eccetera. Quindi la formazione diventa il cardine.
con la qualità del prodotto, la consistenza, e poi si impara a capire il cliente attraverso un'analisi dettagliata, puntigliosa, bella, rilassata di cosa fa il cliente. Nel senso che noi impariamo che non si va a parlare con un geometra senza avere un'idea di cosa fa lo studio di un geometra. Non si va a parlare con un idraulico, non si va a parlare con un commercialista, eccetera, eccetera. E questo ci dà molta forza, perché ci mette in condizione di essere delle persone che hanno una competenza sul prodotto, sul cliente, e hanno acquisito con modalità che oggi si chiamano role playing, allora erano modalità, nomi diversi, ma si impara a simulare il rapporto con il cliente. Tutto questo, ripeto, in maniera molto serena, rilassata e al contempo attenta ai particolari, cioè nel senso che si imparava che bisognava stare dentro dei budget, dentro degli obiettivi. Si va in filiale, e in filiale c'è il riverbero dell'ambiente olivettiano. Olivetti ha due grandi anime, Ivrea e Milano, area industriale e area commerciale. L'area commerciale, per una serie di considerazioni, faccio un esempio per chi di voi magari può sorprendersi anche, a economia e commercio non si insegna a vendere. Economia e commercio non si insegna a vendere. Insegna il marketing, che è un'altra cosa. Ma tutto quello che si chiama modalità diretta, rapporto col cliente, rapporto con le persone, quello si dà per scontato che poi qualcuno lo farà. Sono sempre altri, però. Fatto sta che io, che poi ho fatto per 10 anni il selezionatore di venditore, ho sempre avvertito, quando si trattava di fare dei colloqui con dei laureati, o comunque con delle persone, con dei diplomi interessanti, ah no, ma io la vendita, mi sento tagliato, eccetera, eccetera. Quindi è stata un'area obiettivamente abbastanza trascurata, la cultura del commercio, insomma, c'è uno sfondo stranamente, perché è una cultura importantissima, eccetera, così poco chiaro. Bene, si torna in filiale e si avverte quel clima Olivetti di cui la tua anticipazione, Emilio, poi il libro di Emilio, eccetera, eccetera, cioè è una piccola, adesso faccio un'usurpazione del tema, è una piccola comunità. In che senso? Qui mi esprimo subito con un esempio, ho portato con me questo curioso libretto sanitario, faccio un esempio. Allora, innanzitutto, dopo il primo anno di attività, il consiglio di fabbrica della filiale di Bologna organizza un pullman per andare a vedere a Milano al piccolo la vita di Bertolt Brecht. Ma già questa è una bella cosa. Tu parti in corriera e il consiglio di fabbrica, un'azienda a Bologna, eravamo in 100 e passa persone, per dire, tra meccanici, venditori e amministrativi, e si va a vedere il Bertolt Brecht in 50. Poi io e un caro amico, Gianni Mandrioli, leggiamo sul giornale che un oncologo bolognese che si chiama il professor Maltoni, giovane Maltoni, allora giovane, ha fatto un laboratorio all'interno dell'ospedale per di oncologia. E noi ingenuamente, con una modalità o tutto olivettiano di andare a parlare con le persone, andiamo dal professor Maltoni e gli diciamo: potremmo organizzare uno screening per la nostra comunità, il nostro ambiente? Cioè, ma certo, ditemi che cosa devo fare. Noi tornammo in filiale, c'era un leggendario direttore di filiale che era peraltro direttore a Verona in quegli anni, negli anni 55, 58 e così via, si chiamava Fusco, entriamo subito in contatto con Ivrea e Ivrea ci autorizza e paga uno screening per noi e i nostri familiari, produce questo testo, siamo nel 1965 e noi ci ritroviamo un sabato mattina, due sabati mattina con 200 persone, noi organizziamo le cose, andiamo all'ospedale a fare uno screening con la gente che ci guardava sorpresa, la gente. Questo qui, per dirvi, è andato avanti, questo è un collega che mi ha dato questo originale, è andato avanti fino al 1978, è andato avanti, così via. Questo è un esempio piccolo ma importante. Allora, il passaggio successivo, tu mi chiedevi, dopo questa attività di vendita che è durata 8 anni, sia come capo intermedio che come venditore, ci spostiamo a Milano. A Milano lavoro nella selezione del personale commerciale. Lavorare al personale significava girare per l'Italia, a fare circa 10.000 colloqui, assumere circa 800 persone e anche impari delle cose.
c'è il turnover. L'assunzione implica che nel momento in cui fai l'assunzione hai fatto le cose per bene, la persona si è inserita, eccetera, ma se si dimette, succede, non succede niente di strano, però il tuo capo ti chiede di andare a parlare della scheda della persona e c'è un incontro in cui si analizza in maniera molto rilassata, si cerca di capire tra le valutazioni della scuola e le valutazioni del tuo, diciamo, del tuo colloquio iniziale e quelle del suo capo, che è stato l'ultimo così ad averlo come fra i collaboratori, il perché questa persona se n'è andata. Questo era ed è rimasto uno stile inconfondibile. Quindi nessuna penalizzazione, ma perché si discute, si vede, si impara così a migliorare poi la qualità dei colloqui, ma anche il modo di presentare le prospettive, eccetera. Tutto questo comunque ha una data, c'è un momento in cui queste cose cambiano, perché non vedi. Passata, perché Olivetti è morto nel 60, questo stile, che chiamiamolo così, olivettiano, in questo senso come lo sto descrivendo, dura fino agli anni 70, 75, e poi si porta avanti per una cosa curiosa, che adesso ti dico subito, continua ad esserci questa cosa qua, nell'ambiente delle persone che hanno lavorato in Olivetti in quegli anni, i concessionari. Abbiamo dei concessionari che fanno, nelle loro realtà locali, e anche il management attuale è piuttosto attento a questo. Questa modalità, si comportano come fanno delle iniziative che rimandano in qualche modo l'Olivetti. Vi faccio un esempio, c'è un concessionario a Carpi che si chiama Rizzoli, il quale per festeggiare i 40 anni della sua vita, di azienda, di suo padre, festeggiare la morte di suo padre, per ricordare il suo padre che era scomparso e combinava con i 40 anni, fa un'iniziativa, fa un convegno, partecipiamo, e regala alla città, che cosa? Al teatro della città un monologo, il celebre monologo di Laura Curino. Bello, no? Un omaggio alla città, un teatro pieno di gente, e questo è uno stile che vedi, ma questo lo cito uno, ma ce ne sono tante altre. Ma adesso mi raccordo a una sorta di ultima fase, tipo la tua personale, insomma, attività di selezione, gestione, formazione, passaggi che si può immaginare in una grande azienda. Succedono molte cose nel frattempo, ma mi voglio raccordare all'attualità e all'importanza che è stato l'incontro che la nostra Associazione Italiana Formatori, io sono il direttore della rivista di Formatori Italiana, anzi te l'ho portata una copia, questa per te, fa parte delle cose che si devono fare, un po' di sviluppo di conoscenze, l'associazione che ha 2000 e passa iscritti in Italia, nata nel 75, appena Emilio Renzi ci chiama, mi chiama, mi dice: guarda che il 2001 è l'anno in cui è morto Adriano Olivetti, cioè il centenario della nascita di Adriano Olivetti, l'allora responsabile dell'AIF dell'Emilia Romagna, Piero Caltabiano, oggi sono io il responsabile dell'Emilia Romagna, cosa fa? Facciamo in università un convegno e con nostra sorpresa bella siamo in 150 persone a ricordare Adriano Olivetti. Viene il dottor Maggio, una persona cara del nostro ambiente, che è stato mio capo, anche capo di altre persone, che tu lo no? E succede che ci incontriamo e da quell'incontro me li sono annotati, poi mi fermo, altrimenti eccetera eccetera. Venne anche la figlia. Venne anche la figlia, Laura Olivetti, sì. Ma certo. Una volta che abbiamo visto la figlia, sapevo che c'era evidentemente, ma non l'avevo mai vista, venne la figlia. Ora, state a vedere cosa è successo dopo quell'incontro. È successo che si fa un convegno a Bologna, benissimo. Dopo due anni il comune di Bologna, assieme a un caro collega Fabi, adesso scomparso, si organizza un altro convegno in municipio. E lì viene il quartier generale dell'Olivetti dell'epoca, Samaia, Zorzi, insomma, molte persone. Da quel convegno se ne genera un altro all'Università di Firenze. Pochi anni fa la provincia di Bologna fa un convegno con gli urbanisti, in quanto Adriano Olivetti fu presidente, ma ce lo darà meglio Emilio, degli urbanisti italiani, fa un convegno, vengono urbanisti, tra cui un celebre urbanista e assessore a Bologna, Campo Svenuti, 85enne, assessore all'epoca del sindaco Zangheri, si fa un convegno e nasce un libro, Adriano Olivetti, il lascito urbanistica, architettura, design e industria. Per la rivista io ho modo di intervistare Mario Botta, l'architetto Mario Botta, e gli dico: guardi Olivetti, perfetto, ecco, tu
tu hai un lancio, subito la parola Olivetti ti apre il mondo. Concludo questa carrellata, diciamo un pochino scomposta, di rimandi ad una storia personale, con un altro fatto importante, che è questo. E tra quel 2001 cominciano a uscire libri di biografie di olivettiani. Oggi il più grande imprenditore in Italia, con 6.400 dipendenti, la Software Engineering, è uscito appena un libro di quello che l'ha creata, Rosario Modeo, questo qua. Navigazione in mare calmo, un titolo un po' singolare, Rosario Modeo. L'ho ricevuto, parla degli zonisti, si chiamavano così, i venditori 01 al primo livello, parla di capigruppo, parla... Ed è un signore che ha una società di 6.400 dipendenti, intendo dire, quindi una passione. Un amico di Verona, Giuseppe Varchetta, Pino Varchetta, che è un autoritas nel mondo della formazione italiana, autore peraltro con Caltabiano, con Di Giorgi, sono due colleghi, del Festival del Cinema per la Formazione a Bologna, che si fa in collaborazione con la Cinetica, cosa fa? È stato uno steggista del 62 in Olivetti, una sua intervista è dentro ad un filmato bellissimo che si chiama In me non c'è che futuro, dedicato ad Adriano Olivetti, ma fa un film su un importantissimo psicologo del lavoro olivettiano, che si chiama Francesco Novara, scomparso di recente, e c'è un film che io vado a vedere alla Federazione Trentina delle Casse di Risparmio, perché lo hanno finanziato anche loro, non solo, Weber e Morelli, due persone di Trento, più Barchetta, scrittore, e Dario D'Incerti, autore del filmato. Beh, è una cosa straordinaria. Sono persone che non c'entrano col mondo Olivetti in senso diretto, ma in maniera indiretta sì, perché fu steggista e da allora sempre rimasto appassionato. Un caro amico scomparso, purtroppo mi dispiace dirle queste parole, scomparso, Antonio Frocione, crea un network, in me non c'è che com'era? Più luce. A Imola un gruppo di persone inventa la città dell'uomo, Casadio Farolfi e Castronovo, che è un network di persone che parlano di Olivetti a Imola, chiamando a Imola la città più importante in Italia per le cooperative, sono delle cooperative con 3 dipendenti, Sacma, Cefla, sono cose enormi, e parlano di Olivetti. Ecco, questo era quello che volevo segnalare in questa prima carrellata, prima insomma, da una considerazione un po'. Poi ho un paio di aneddoti, ma questi te li dico alla fine. Va bene. Grazie. No, ma si sente così. Si sente così, sì. Si sente, va bene, benissimo. Allora, buonasera, grazie a Davide per averci invitati, grazie delle parole gentili, anche troppo gentili. Non è così vero quello che ha detto Galileo, cioè che io ho svelato chi era Adriano Olivetti. Adriano Olivetti si è svelato da sé, è talmente una personalità nella storia non solo industriale, anzi tutt'altro che solo nella storia industriale d'Italia, che non aveva bisogno. Io semplicemente ho cercato di fare, lo dico così, presento anche il libro nella sua, quella che ha voluto essere la sua intenzione, in quello che effettivamente è, perché anche non è un grande libro, sono 150 pagine, pagine anche piuttosto piccole. Io ho cercato di raccontare, di narrare in maniera cronologica tutti i molti aspetti di Adriano Olivetti, questo sì. Intanto il padre, Camillo Olivetti, personalità anch'essa molto importante, su cui poi tornerò. Poi che cosa ha fatto Adriano Olivetti come studente, come partecipe delle vicende del suo tempo, cioè del primo dopoguerra italiano, come industriale quando entra nella società, nella ditta, nella società paterna, come industriale quando diventa presidente, quindi responsabile. Poi che cosa ha fatto quando ha cominciato a pensare, scrivere, fare dei memorandum e scrivere un libro che è poco noto, che ha come titolo L'ordine politico delle comunità, ok?
che è un libro di filosofia politica, un libro di teoria, di filosofia politica, su cui poi tornerò. E questo libro l'ha scritto durante l'esilio svizzero perché era antifascista e alla fine è andato anche dentro, è stato anche in galera, a Roma, no? si è scampata per un pelo. E poi che cosa ha fatto, che cosa ha continuato a fare come industriale, portando quella che era una società di 2.000-4.000 persone nel momento della Seconda Guerra Mondiale a una società di, quando lui è morto, 35.000 persone, poi più tardi ancora di più. E che cosa ha fatto ancora? Come ha continuato a pensare e a operare, pensava e operava, e pensava nel rapporto fra la fabbrica e il territorio circostante e la fabbrica e le persone, anzi bisognerebbe dire le persone nella fabbrica. Allora le persone nella fabbrica sono quelle, in buona sostanza è quello che ha detto Galileo con una frase perfetta, siamo arrivati lì e ci hanno trattati come persone. Ecco, questo non era così, continua a essere poco abituale ancora oggi. Allora poi erano anche anni, insomma, anche poi dopo guerra, insomma, no? Così. Non erano anni facili, insomma. Prima cosa. E poi il rapporto fra la fabbrica e il territorio significa le costruzioni, l'edilizia, l'urbanistica. Lui rimette in piedi l'Associazione Nazionale degli Urbanisti, per cui poi oggi gli urbanisti 50 anni dopo fanno i convegni su di lui, fa costruire, fa il design, ecco, no? E fa il miglior design d'Italia, e quindi probabilmente d'Europa e del mondo nel Novecento è il design Olivetti, sono le macchine che abbiamo venduto noi, no? Che avete venduto voi e che noi abbiamo scritto. Siamo il numero uno. Mette in piedi la divisione elettronica, primo in Italia e andando a fare la guerra agli americani, e tante altre cose. Ecco, io fa l'editore, ha la rivista, pubblica libri, fa la formazione, insomma, fa politica, diventa sindaco della società, va anche deputato a Roma, insomma, ecco, tutte queste cose che stavano già, c'erano già libri, articoli, saggi e così via, no? Però erano, ognuno aveva preso uno spicchio, uno, due spicchi. Io ho cercato di mettere insieme tutta la figura globale, la figura tonda, ecco, medaglione. Non ha fatto nient'altro che questo. Non ha fatto nient'altro che questo e già in questa maniera, ecco, credo di aver detto alcune cose su questa personalità veramente straordinaria, veramente unica, insomma, no? Ci sono stati dei grandi industriali in Italia, come in ogni settore, come nei paesi fuori d'Italia, insomma, no? Enrico, ne ricordo soltanto uno, Enrico Mattei, ma anche tanti altri, voi più o meno bravi, più o meno buoni, insomma, no? Ecco, ma un industriale intellettuale, pensatore proprio, no? E pensatore anche su terreni non facili, come Adriano Olivetti, veramente nessuno. Anche Mattei ha fatto fare molte cose, però Mattei aveva un grande problema di politica estera, insomma, aveva un po' la testa altrove, no? e così, insomma, ecco, Adriano Olivetti fosse veramente una figura proprio abbastanza unica, e questo probabilmente è il motivo per cui se ne continua a parlare anche fuori dall'ambiente degli storici. Poi naturalmente ci sono stati i convegni, i libri, gli atti dei convegni, insomma, più numerosi di quelli che ha citato Galileo, perché a un certo momento a quei convegni lì hanno cominciato ad arrivare i professori, i presidi e i rettori, tutti quanti. No? Anche i professori della Bocconi sono venuti ai nostri convegni. Allora, adesso tu mi hai fatto delle domande precise e Galileo delle domande larghe. Allora, ti risponderò in maniera precisa. Allora, il canavese, certo, Ivrea è nel canavese. Il canavese è un triangolo, che sta fra Torino e la Val d'Aosta, fra Chivasso e arrivando da Milano, da questa parte, fra Chivasso e la Val d'Aosta. Una terra, no? Qualcuno c'è stato, insomma, no? C'è anche un lago, c'è cittadini, paesi molto, molto, molto civili, insomma, così. Qualcuno sostiene che lì sono
nate, e lì hanno fatto le scuole elementari una certa Fornero e una certa Camusso. Esatto. Sì. Sì. Tanto la Camusso è figlia di un elementare. Figlia di un elementiano, così nato. Allora, torniamo a noi. Il Canavese. Il Canavese, certo, il Canavese è una zona essenzialmente agricola, o era una zona essenzialmente agricola, ma a un certo momento si trasforma. Si trasforma in quello che gli studiosi chiamano il decennio giolittiano, cioè il primo decennio del secolo scorso, che è un decennio molto importante perché è veramente la modernizzazione del paese, no? E il suffragio universale, fondazione del partito dei lavoratori, dell'opposizione di sinistra che allora era il Partito Socialista, fondazione delle associazioni industriali, fondazione della Fiat, fondazione di un sacco di cose e fondazione anche dell'Olivetti. Chi fonda l'Olivetti è Camillo Olivetti. Camillo Olivetti viene da una famiglia ebrea, la sua famiglia, lui era nato nel ghetto di Ivrea, nel piccolo ghetto di Ivrea, ma si chiama Camillo, i genitori lo chiamano Camillo, lo battezzano, sì, questo non è chiaro se è stato battezzato in chiesa oppure no. Lo chiamano Camillo in tutti i casi in omaggio a Cavour, perché è l'omaggio che larga parte della borghesia ebraica piemontese, e non soltanto piemontese, ma anche ligure, lombarda, veneta, un po' di tutta l'Italia e così via, rende come omaggio ai Savoia. Attenzione, perché i Savoia, è Carlo Alberto di Savoia che nel 1847-46 promulga le leggi che aboliscono le vecchie restrizioni medievali e sostanzialmente repressive, insomma, contro gli ebrei e contro i valdesi, l'azione congiunta. Da allora la borghesia ebraica conserva un particolare sentimento verso i Savoia e in generale verso il Partito Liberale, che poi dopo, col nascere della questione sociale, diventerà per il Partito Socialista. Infatti Camillo Olivetti è consigliere comunale socialista. Camillo fonda la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere dopo aver fatto il viaggio in America e sposa la figlia del pastore Valdese, sposa Luisa Revel, figlia del pastore Valdese. Allora, con questo cominciamo a avvicinarci alla tua risposta. Allora, Camillo Olivetti è un ebreo non praticante, in realtà, almeno nella prima fase della sua vita, non credente, insomma, che non significa mangiapreti o qualcosa di questo genere, insomma, non particolarmente credente. Più tardi ritroverà la Bibbia, diventerà un grande lettore, un appassionato lettore della Bibbia e si riconoscerà negli unitariani, cioè uso la parola setta per comodità, insomma, protestante, una delle tantissime sette dell'arcipelago protestante, forte in quella zona del Piemonte perché erano gli emigrati in America che erano tornati, o i loro figli, che erano tornati indietro e avevano aderito a una di queste chiese protestanti unitariani, ecco, e quindi Camillo Olivetti nell'ultimo anno della sua vita si cresce un gran barbone bianco e legge molto la Bibbia. Questo che si sappia non è del figlio, benché il figlio abbia sempre conservato nel suo studio alcuni oggetti tipici, alcuni oggetti sacri tipici della religione ebraica. Però in realtà a questo punto la famiglia è agnostica, l'educazione dei figli è di tipo agnostico, laica addirittura per molti aspetti, e semmai sarà più tardi, come Camillo recupera la Bibbia, adesso io lo dico in termini molto semplici naturalmente, ecco Camillo, Adriano, scusate, si farà battezzare e il secondo matrimonio sarà. Tutto questo però sempre con un particolare stile specialmente, come dire, riservato, non esibito. Tant'è vero che dopo gli studiosi hanno scoperto queste cose, i certificati, eccetera. Nulla di questo è esibito, nulla di questo è fatto valere. Però è fatto valere in una certa maniera. Ecco, resta però forte questa spiritualità di fondo. Ecco, questo sì, questa spiritualità di fondo, questa attenzione, questo grande rispetto verso il fenomeno religioso, prima ancora, molto rispettoso evidentemente anche degli aspetti istituzionali del fenomeno religioso, no? Alla diocesi di Ivrea Adriano Olivetti lo considerano uno dei loro.
considera uno di loro, e anche il sindacato cattolico lo considera uno di loro, che già comincia insomma, a configurare un po' un profilo un po' curioso. Ma al di là di questo, insomma, c'è una forte sensibilità verso queste problematiche di tipo spirituale, che poi vuol dire di tipo culturale e di tipo politico, questo sì. Allora, non risultano che ci siano stati particolari o specifici o precisi rapporti con Martinetti, che era di un paese del Canavese, no? Ed era un'autorità del paese, morale, certamente, aveva dato le dimissioni dall'insegnamento universitario per non giurare al fascismo e si era ritirato nella Castellamonte, uno dei paesi intorno a Ivrea, ecco. Non risultano più, morì poi nel 42-43, ecco. Quindi insomma anche i danni. Un'autorità morale per gli antifascisti. Sì, ecco, esattamente. L'altro sostrato, oltre a questa attenzione verso i valori spirituali e diciamo verso il fenomeno religioso nel suo senso complessivo, era l'antifascismo di Martinetti e anche di tutti gli Olivetti. Sia perché nel primo dopoguerra erano stati socialisti, sia perché Adriano poi continua a esserlo, e nel 41, 42, 43 incomincia a scrivere dei memorandum, prende degli appunti sui memorandum, studia, fa delle curiose letture di cui noi sappiamo molto poco, perché di quel periodo lì Adriano Olivetti non ha mai né scritto né parlato, tutto è stato, gli studiosi hanno girato dall'altra parte del tavolo per trovare queste cose. Comincia a leggere i filosofi spiritualisti cattolici, questa è la sua grande lettura, Mounier e Maritain. Sono dei grandi nomi di filosofi di metà del Novecento, molto molto importanti, anche non facili, e questa è la sua grande lettura. Legge i filosofi del diritto e legge i giuristi, perché vuol capire come è stato possibile che la Costituzione di Weimar, cioè della Repubblica Tedesca fra le due guerre, scritta da grandi giuristi, non sia stata travolta da Hitler, ma molto, molto rapidamente, insomma. E così pure la Costituzione austriaca. Adesso non indugio su questi particolari, naturalmente. Studia i federalisti americani, cioè quelli che hanno scritto la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Fa tutte queste letture, sociologi, ecco, oltre che i suoi adorati architetti e urbanisti. E ecco, allora questo è il sottofondo, lo sfondo culturale. Ed è uno sfondo culturale che Adriano non riserva soltanto, come dire, alle ore della lettura, ma gli dedica anche le ore degli appunti e le ore della scrittura. Quando va in Svizzera, quando scappa in Svizzera, ecco, dove era stato a cercare gli americani e gli inglesi per cercare di convincerli a fare una certa azione per tirare l'Italia fuori dall'alleanza con Hitler, con la Germania hitleriana, quindi di abbattere Mussolini, però in una certa maniera, non come fece Badoglio, cioè un gran pasticcio, ma in un'altra maniera, ecco, un gran pasticcio per essere educati, e scrive questo libro, L'ordine politico delle comunità. È un libro, un grosso libro, sono 250 pagine, che è un libro che è contemporaneamente un libro di filosofia politica, cioè di chiave di lettura della società, ed è contemporaneamente una proposta di rifacimento della società in quel determinato momento storico, e quindi siccome quel determinato momento storico è l'inverno 44-45 ed è chiaro come finirà, è una falsariga per la costituzione dell'Italia che deve arrivare. È semplicemente queste tre cose che sono abbastanza consuete, insomma, no? E quindi un industriale, un libro di filosofia della società cui perno forte è costituito da, cui perni sono due, la comunità e la persona. La comunità e la persona. Ed è un tentativo di capire come sono andate le cose in Italia e in Europa e di prospettare come dovrebbero andare. Quindi una proposta di costituzione. Qualcuno gli dice, scrivi, siccome avevo uno stile un po', come si suol dire, da ingegnere, cioè non proprio perfetto. Allora qualcuno gli dice proprio, scrivilo per punti, come si fanno le leggi, come si fa la Costituzione. No? Lui non lo fece, questo probabilmente è stato un errore. Però, insomma, alla fine è un libro straordinario. È un libro
fenomeno straordinario che però non viene capito. L'unico che lo capisce è Einaudi. Einaudi, il vecchio Einaudi, presidente. Grande personaggio, eh? Grande personaggio che... Einaudi lo capisce, fa una bella recensione, ecco, alla Costituente però invece non lo capiscono, assolutamente, non lo discutono nemmeno, e lui torna a Ivrea, qui torna il discorso di Ivrea, torna a Ivrea perché il contatto con la piccola patria è un contatto che ti ridà fiato, ti ridà sangue, ti ridà energia, ti ridà amore. E incomincia il grande sviluppo industriale, certamente favorito anche dal fatto che in quegli anni lì, 46-47, Piaggio, Fiat, la Vespa, la Lambretta, è il grande sviluppo industriale del dopoguerra, è la rinascita del paese, è la ricostruzione, la rinascita e così via, favorito anche dal fatto, diciamolo, che la concorrenza tedesca, famosa per la sua meccanica, non c'è perché gli americani e gli inglesi l'hanno spianata, no? E favorita anche dal fatto che l'Italia entra in Europa. Il MEC, si chiamava il MEC, ricordate, il MEC, il mercato comune europeo. Questi fattori fanno sì che al momento della sua morte, nel 1960, le fabbriche Olivetti sono 10, 5 in Italia e 5 nel mondo. E le consociate sono presenti in tutti nei 4 continenti, nei 4 continenti, e soprattutto dove vengono. Dove è importante, cioè in Germania, in Spagna, allora Spagna non era granché, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, in Canada e in tutta l'America Latina. Nell'America Latina la Olivetti è superiore a qualsiasi altro concorrente, c'è anche una assonanza culturale, evidentemente. Allora, ecco, tutto questo configura tutti questi aspetti, così come la rivista, che è stata una rivista molto fortunata, la casa editrice, che ha pubblicato almeno un titolo di Martinetti. Non me lo ricordo. Però se guardiamo il catalogo, se fosse qui il catalogo, troveremmo che ha pubblicato un titolo di Martinetti a metà degli anni 60. Ecco. E forse La Libertà? Può essere. Non so. Comunque, insomma, sicuramente ha pubblicato il titolo di Martinetti e quindi qualcosa evidentemente sotto traccia c'era, insomma. Allora, ecco, ho detto, persona e comunità. Persona e comunità, ecco, e la proposta complessiva, politica, di Adriano Olivetti si chiama comunitarismo. Comunitarismo. E non è la terza via. Lui proprio si alterava quando sentiva dire che era la terza via. Aveva anche ragione, in un certo senso del termine. Intanto perché la parola terza via è una di quelle parole che porta lo sfondo, perché dice terza via c'è sempre terzi, si parte terzi e si resta terzi, almeno così è in Italia, ma anche in parecchi altri paesi europei, per esempio in Inghilterra, da questo punto di vista è un classico. Ma non è questo il vero motivo. Il vero motivo è che intanto per terza via si intendevano allora certi movimenti e certi partiti, anche no? Il Partito Repubblicano, il Partito Radicale, quello di prima, di Pannella, il Partito Repubblicano, altre formazioni politiche, cosiddetti laici o laici minori, partiti laici, eccetera. Ora, Adriano Olivetti era laico, ma non era laicista. Non amava i partiti laici, perché pensava che fossero partiti intanto dell'alta borghesia, poi, per dirla in maniera semplice, con la puzza sotto il naso, e poi anche partiti aristocratici, partiti di poche persone appartenenti alla fascia alta, così via, no? Fascia medio alta, eccetera. E ecco, allora lui invece cerca la sintesi, ritiene che la comunità, il comunitarismo, cioè lo stare insieme di persone in una determinata, in una certa dimensione spaziale. Lui diceva una comunità non deve avere meno di 150.000 persone e non deve averne più di 250.000 persone. Quindi era per l'abolizione dei piccoli comuni e per la suddivisione dei grandi comuni in comunità. La comunità è un grande municipio o una sottoprefettura, forse, perché intanto è un organismo amministrativo, quindi fa tutte le cose che deve fare
ma ha giurisdizione anche di tipo urbanistico, di tipo urbanistico, cosa che non è stata. E ha molti anche di tipo economico, devono far capo alla comunità anche le industrie e anche le industrie agricole di questa comunità, ecco. Ma la vera definizione di comunità, quella che sta a cuore Adriano Olivetti, è questa: è uno spazio di relazione, è uno spazio fra persone, è lo spazio, scrive Adriano Olivetti, che una persona può percorrere dall'alba al tramonto. E dall'alba al tramonto non si possono fare tanti chilometri, si possono fare anche pochi. Uno può anche fare poco, ma loro non attendono. E è una maniera per dire, uno stile per dire, è lo spazio dentro cui le persone parlano. Poi parlando naturalmente si va d'accordo, si va in disaccordo, si va una volta d'accordo, una volta in disaccordo, succede quello che succede. Però allora invece prevede anche tutti gli svariati gradi. La comunità deve eleggere il presidente, ha questo certo numero di assessori, deve occupare di queste materie, l'assessorato più importante è quello dell'urbanistica, che noi oggi lo chiameremo l'ecologia, no? O urbanistica, ecologia o urbanistica. Ecco. E quindi è uno spazio di relazione, quindi è uno spazio di vita vissuta, quindi uno spazio di sentimenti, uno spazio di... E lui ha cercato di fare questo nel Canavese, intorno alla sua fabbrica o in altri luoghi, intorno alle altre fabbriche fuori di Ivrea, certo. O a certi centri, certe città dove le filiali erano particolarmente grosse, insomma, ecco, per cui in fabbrica c'era l'asilo per i bambini, per gli operai e le impiegate, e c'era la biblioteca. C'era la biblioteca. Adesso gli asili magari si sono anche più o meno diffusi, o si erano diffusi perché costano. Comunque, voglio dire, insomma, non è più. Ce ne sono. Cioè, in realtà ce n'erano anche da altre parti, la Perugina aveva. Vittorio Perugina ne aveva di fuoco. Comunque sia, intanto là c'era. E la biblioteca in fabbrica, questo, sono rimaste le fotografie di quello Olivetti e basta, non si è più vista. Noi però siamo qui anche perché veniamo da lì, veniamo da queste, non da queste narrazioni, ma di queste realtà, da queste realtà, insomma, hai detto bene tu, insomma. La seconda cosa che ti succede è che si va a Milano a teatro, ma quando va? Ancora oggi è una realtà. Ecco. Allora, questa è la comunità. Allora, è la sintesi, cerca di essere la sintesi fra l'idea liberale, l'idea della libertà, no? L'idea del socialismo come fraternità, socialismo etico, l'idea del socialismo etico, la libertà etica, il socialismo etico, non il socialismo che poi è diventato il comunismo di Stalin, quelle altre cose là evidentemente, ma nemmeno il socialismo della programmazione dei socialisti negli anni 60, già quella lì era una cosa che era un po' imposta dall'alto, insomma, no? Ecco, socialismo etico, liberalesimo etico, grande rispetto alla libertà, grande rispetto alle persone, quindi anche libertà evidentemente di culto, di religione e quant'altro, e tutto questo configura appunto un universo che è essenzialmente etico. Un universo che è essenzialmente etico, e difatti nel discorso cosiddetto di Natale, alle maestranze, c'era l'abitudine a Natale, poi era in realtà il 23 o 24 dicembre, di riunire 2000 operai nel grande salone di fianco alla fabbrica, di fare il discorso. Adriano Olivetti parla della legge superiore del Vangelo, che rispetto al quale tutto il resto è che sovraordina tutto il resto, la legge superiore del Vangelo. Allora, qui naturalmente si aprirebbe un grande discorso, perché questo poi fa problema il rapporto tra il Vangelo, no? e le istituzioni, e come dire, e poi i partiti che si rifanno a certi valori. Un discorso weberiano quasi. E può anche essere un discorso weberiano, cioè un discorso etico. Ecco, questa è l'atmosfera, è la cosa. E quindi, ecco, riferimenti o l'ultima parte della tua domanda, la religione ebraica, la cultura ebraica,
credo che sia un gesto di amor filiale. Però l'amor filiale è una cosa importante, non è una cosa così, non è una cosa così. Soprattutto se l'amor filiale non è soltanto la fotografia del papà, no? Ecco, o della mamma, insomma, che pure sono cose molto importanti, ma se il segno dell'amor filiale è quel certo segno lì, ecco, credo che la cosa abbia una qualche importanza. Con questo le tue domande spero di averle soddisfatte, possiamo anche tornarci naturalmente, no? Ecco, vorrei, ecco, credo, spero, insomma, di aver detto che naturalmente si possono fare domande e chiarimenti, insomma. Ecco, il senso di fondo della vicenda Olivetti secondo me è duplice, intanto che c'è stata in quella maniera là, c'è stata in quella maniera là, con quei risultati là, con quei punti di forza là, con quelle eccellenze là. Ecco, c'è stato un momento in cui nel mondo chi voleva fare le quattro operazioni con una mano, sbagliando, ma con una macchina, doveva prendere una Divisumba 24 ore. Non c'era Santi. Divisumba 24 ore, io ho testimonianze dirette, ce ne sono ancora attive in America Latina. Ce ne sono ancora. Sono arrivati gli studenti da mezzi, la mia mamma ce l'ha ancora. E soprattutto, grande cosa è quando decide di entrare nell'elettronica, dove c'erano soltanto gli americani e gli inglesi che costruivano dei, che avevano inventato, costruito, soprattutto dei calcolatori enormi, che erano serviti per la guerra, che è una cosa molto importante, vincere una guerra contro le armate di Hitler. No? E portare 3 milioni di uomini in Normandia, con, bisogna fare i calcoli molto bene, perché poi 3 milioni di uomini con tutto, con 3 milioni di fucili, 3 milioni di razioni K e così via, no? Ecco, ci vogliono grandi calcolatori. L'idea del Zero Olivetti è, gliela suggerì Fermi, per il Cino, gliela suggerì Enrico Fermi, e gliela convalidò Alessandro Faedo, vicentino, che era professore di matematica e rettore di che aveva un po' di soldi. Aveva un po' di soldi e in quel momento passare, insomma, si incontrarono a Pisa Fermi e Adriano Olivetti. E Faedo disse: ho dei soldi, cosa devo fare? Probabilmente si sarà espresso in maniera più aulica, ma adesso noi siamo soldi, cosa devo fare? E Fermi gli disse: fate un calcolatore, ma non come quelli sterminati degli americani. Un calcolatore a uso commerciale. Cioè di dimensioni, però questo, come dire, era facile a dirsi, ma poi bisognava farlo. E allora Adriano Olivetti si imbarcò per questa impresa. Arruolò dei giovani. Adriano Olivetti assumeva soltanto giovani. Arruolò dei giovani, arruolò un architetto, cosa che gli inglesi e gli americani non avevano mai fatto in tutta la loro, peraltro, gloriosa carriera degli elaboratori. Per amor del cielo, non sto parlando male degli elaboratori americani e inglesi, o tedeschi, che non videro la luce perché furono bombardati al suolo. Ecco. E allora un architetto, e che aveva un ruolo molto importante, e tutti i giovani, ecco, non li mise a Ivrea, perché a Ivrea c'era un ambiente un po' piccolo, e poi c'erano troppi meccanici, c'erano soltanto meccanici, e l'elettronica era un'altra cosa. Non si sapeva cosa fosse, nessuno sapeva bene cosa fosse l'elettronica, ma certamente era un'altra cosa. Questa era la grande intenzione. E quindi li mise in una villa Medice, fuori Pisa, dove poi erano ragazzi giovani, quindi poi la domenica andavano a Pisa a dar fastidio alle ragazze, il sabato pomeriggio giocavano a pallone, perché lì c'erano i prati per giocare a pallone. E insomma, venne fuori l'idea, che era un calcolatore che ci voleva l'intero piano terra di un palazzo per contenerlo, no? E che però insomma aveva due grosse novità. Intanto era capace di fare tutti i calcoli per una società non grande come la Marzotto di Valdagno, che non era però neanche una fabbrichetta, ecco, non era un'obolica, come dicono i Piemonti, la Marzotto di Valdagno. Oppure il Monte dei Paschi di Siena, che non
non era una banca sterminata, ma non era neanche la banca d'angolo. E poi aveva un'innovazione tecnologica, cioè aveva i transistori anziché le valvole. Il transistore è 10 volte più piccolo di una valvola, consuma un decimo e produce 10 volte tanto, è tutto 10, più 10 meno 10. E questa idea qui venne al capo progetto che si chiamava Chu, ingegner Mario Chu, che era cinese, era figlio dell'ambasciatore cinese a Roma, parlava romano perfettamente, parlava italiano e parlava americano, inglese, no? E venne fuori l'idea. Venne fuori l'idea e insomma, gli inglesi e gli americani non hanno mai visto niente di questo genere. Ecco, costava molto, insomma, eccetera. Lì, per la prima volta, entrò in scena una donna. Anche questo è importante. Nelle industrie meccaniche le donne non sono mai entrate, in molti tipi di industrie le donne non erano e continuano ancora oggi a entrare molto poco, insomma, allora assolutamente niente, facevano le datilografe nella palazzina uffici, no? Oppure le impiegate amministrative. Entrò invece una donna con un ruolo importante, si chiamava Marisa Bellisario, una laureata, e fu assunta nella direzione commerciale. Fu lei andare a Valdagno a spiegare a quelli della Mazzotto cosa diavolo fosse questa cosa, che sarebbe interessante avere la registrazione, perché era come spiegare l'acqua che va in salita o il fulmine sereno, qualcosa. No, ma dico questo anche un po' erroticamente per far capire, ecco, queste sono poi in realtà le vere innovazioni, le vere cose, quelle che cambiano. Poi si potrebbe anche raccontare com'è che tutte queste cose sono scomparse, sono finite, ma queste sono melanconie. A domanda ve le racconto, ma non ve le racconto io. Ecco, non vorrei finire soltanto su una cosa, sulla formazione. Sulla formazione, perché questo è un argomento. Ecco, anche qui, Adriano Olivetti fonda nel 1931, fonda, dopo il viaggio in America, fonda una rivista che si chiama Tecnica ed Organizzazione, nel 1937. Il sottotitolo dice Uomini, macchine, metodi della costruzione corporativa. Allora, corporativa è perché allora c'era il fascismo che voleva le corporative, ma non ci interessa. Ecco, Tecnica ed Organizzazione, il sottotitolo dice Uomini, macchine e metodi. Attenzione. Uomini, cioè persone, macchine e metodi. La rivista è assolutamente molto ben ripartita. Si compone di 6 punti fissi. Le 6 parti riguardano studio dei metodi direttivi e analisi della struttura organizzativa. Tecniche di produzione, questo soprattutto lo secondo argomento tipicamente del genere. Organizzazione interna, qui già un po' diverso. Assistenza sociale, e intendendo con assistenza sociale quello che allora si chiamava il dopo lavoro aziendale. Nidi d'infanzia, colonie, refettori, biblioteche e case operarie. Poi, quinta sezione, architettura industriale, e sesta e ultima parte, istruzione professionale. In questo schema, in questo indice, molto cartesiano, nel nostro linguaggio, c'è già tutto. Nel 1915 aveva già visto tutto. Poi l'ha fatto, poi nel mezzo c'è stata la guerra, altre complicazioni partigiane. Avrà fatto una cosa di più, un'altra cosa di meno, un'altra cosa l'avrà fatta in una certa maniera. Poi non è che sia rimasto, come può succedere, prigioniero del proprio schema. Non è che si sia autoconvinto, perché l'ha anche modificato evidentemente, no? Perché lì, a rigore, innovazione qui non c'è, e elettronica allora la parola neanche esisteva,
schema c'è già tutto, c'è già tutto. C'è già tutto e lui è rimasto fedele non alla lettera di questo schema, ma certamente allo spirito, sì. Perché nelle fabbriche, appunto, nelle fabbriche, negli uffici, c'erano persone selezionate in una certa maniera, no? Istruite in una certa maniera, formate in una certa maniera, continuamente formate, e con iniziava l'ingresso di personale femminile, anche la vendita veniva ritenuta un mestiere maschile, anche, addirittura per certi la vendita era un mestiere ancora più maschile che non gli altri mestieri, perché nella vendita bisogna andare fuori casa, fuori casa. Quindi è un problema di politica estera, la politica estera la fanno i militari, giusto? E allora, insomma, non è come il calcio non è uno sport per signorine, così la politica estera non è uno sport per donne, quindi la vendita, il teorema allora era questo, la vendita non era questo. Quindi, innovazione in questo caso. Poi, naturalmente, altre cose. E l'organizzazione, la produttività della fabbrica erano altissime, non c'era la catena di montaggio fondista, che Adriano aveva visto in America, la Mille e Adriano avevano visto in America e avevano rifiutato, c'erano le isole di produzione, c'erano gli asili in fabbrica, la biblioteca in fabbrica, le altre cose, il campo voce fuori, e c'era anche una politica, diciamolo, c'era anche una politica di buoni salari, di buoni salari, di alti salari. Questo veramente era un'idea di Ford, anche Ford pagava bene. Chiedeva condizioni di vita lavorativa bestiale, però pagava bene Ford. E c'era ancora una cosa ancora che era quello che si chiama stile Olivetti, che non è così facilmente definibile, ma insomma, ecco, nelle filiali c'erano opere d'arte. C'erano opere d'arte, nella filiale di Roma c'era un affresco di Guttuso. C'erano opere d'arte, le opere d'arte poi erano molto spesso erano prodotte da Olivetti stesso, perché la grafica, il design Olivetti era un'opera d'arte e le macchine Olivetti sono esposte a tutti i musei del mondo, la grafica Olivetti, la comunicazione Olivetti, il poster Olivetti erano opere d'arte con cui si continuava a sapere. Ho parlato moltissimo. Allora, l'usanza la conoscete, adesso si apre, se volete un dibattito col pubblico, so che anche Galileo D'Annunzio voleva aggiungere qualcosa. Volevo solo chiederti una cosa a tutte e due, però sì, approfittando anche della tua esperienza attuale in azienda. Tu affronti, Emilio, questo argomento, questo punto che forse è uno dei punti centrali, vista l'opera di Olivetti dall'oggi, cioè se sia effettivamente riproducibile questo esperimento. Tu rispondi naturalmente, è una tua risposta, però... Diciamo che soprattutto tu qui dici, Olivetti ha lasciato comunque un lascito ed elenchi effettivamente quali sono gli elementi che possono essere ancora oggi ripensati di tutta l'opera olivettiana. Lo chiedo anche perché, come tu mi dicesti, ci sono stati anche, durante questi anniversari olivettiani, queste ricorrenze olivettiane, sono stati pubblicati una serie di libri. Ce n'è stato anche uno che, come tu sai, ha messo in relazione l'opera. No, ma non lo dico in termini solo provocatori, ma anche perché ha messo anche in relazione, dico forse si sa, l'opera di Olivetti con quella di Silvio Berlusconi, naturalmente, due grandi visionari, due grandi progetti industriali. È stato scritto, non voglio dire l'autore, perché se no. L'autore è Bondi, che è l'ex ministro della cultura, naturalmente. Però mi ricordo cosa mi disti te, Emilio, anch'io, quando tu dicesti questa cosa mi misi a ridere, ti ricordi, tu mi dicesti no, ma io non ho voluto ridere della cosa, perché se si vuole confutare una tesi bisogna anche leggere il libro, andarlo ad analizzare, e allora tu mi dicesti che avessi fatto questo lavoro, effettivamente, di analisi del testo di lui. Allora io voglio chiedere se, proprio anche per verificare eventuali paragoni di questo tipo, se l'opera di Olivetti è riproducibile oggi. Quando dico riproducibile, io voglio dire se sia effettivamente applicabile questa sua visione conciliatoria che in fondo potremmo dire tenta, attraverso anche gli esempi che avete fatto voi due, di mettere insieme cultura umanistica e cultura scientifica. E ancora una volta mi stupisco del mancato incontro con Martinetti, perché l'opera filosofica di Martinetti andava tutta in questa direzione.
Qui c'è un riferimento, l'unico riferimento filosofico a un filosofo italiano in questo testo, se non mi sbaglio, è a Croce. C'è un passaggio in cui viene tirato in ballo Croce, forse una corrispondenza, una lettera. Martinetti lavora proprio contro Croce, no? Per rivalutare tutta la cultura scientifica e tecnica, naturalmente collocata sullo sfondo umanistico. E mi sembra quindi una convergenza importante, forse anche riflesso di quelle terre particolari che sono un crocevia di culture e che certamente hanno contribuito a svecchiare la cultura filosofica e non solo italiana. Ma, e chiudo veramente, dico, allora, è possibile, secondo voi, in ultima istanza, quando dico è riproducibile questo esperimento industriale, voglio dire, è effettivamente perseguibile questa linea sintetica o conciliatoria, che non è terza via, sappiamo. È perseguibile, perché abbiamo parlato di Silvio Berlusconi e tutti ridiamo naturalmente. Però tu, chiudo veramente, e poi cedo la parola a voi, che so che anche ci sono diversi olivettiani nel pubblico. Dico, abbiamo parlato di Silvio Berlusconi. E tutti sappiamo, va bene, c'è anche un connotato politico naturalmente in tutto questo. Però quando dico se è riproducibile, se è perseguibile questa via, io voglio citare le parole che tu riporti al termine del tuo libro di quello che è stato il grande rivale di Silvio Berlusconi nell'apparato industriale italiano degli ultimi 50 anni, 30 anni, non so. Carlo De Benedetti, voi sapete che è stato diventato un maggiore azionista a un certo punto. Allora, queste sono parole dell'84. Allora dice, al management, queste sono parole di De Benedetti, al management erano state date in pasto delle cose alternative rispetto ai valori, a mio parere fondamentali soprattutto per il top management, che sono le responsabilità di far funzionare quella macchina che ho definito un insieme di uomini e mezzi per produrre ricchezza, molto distante da, ad esempio, dall'ideale di proprietà che aveva formulato Olivetti, no? Poi magari gli dici, dice sempre De Benedetti, che l'azienda esprime una cultura, ma queste sono normalmente delle palle, dice. Allora, De Benedetti è stato l'antitesi berlusconiano, diciamo così, così viene presentato. Eppure anche lui sembra dire, guardate che questa linea può essere perseguita se è riferita a delle contingenze, ma poi a un certo punto la vita aziendale porta a un punto di contraddizione e le due vie si devono separare. Allora, anche a Galileo voglio chiedere se questa, secondo te, è riproducibile l'esperimento di Olivetti. E poi, parola a parte. Allora, siccome questa parte sarà sviluppata da Emilio, da par suo, cito un caso che rientra nella risposta. Avete presente il gruppo Loccioni? Vi dice niente questo nome? Sì, lo conosco. Lo conosce? Sì, è marchigiano. No? Marchigiano, ma la sa la sua storia? Più o meno. L'ha anche vista all'opera, nel loro ambiente? Esatto. Ha notato qualche cosa di particolare? È una città, è un'azienda di 300 ingegneri, tra ingegneri e tecnici, che produce ad altissimo livello strumenti per il controllo della qualità, e i suoi clienti si chiamano Porsche, si chiamano Ferrari per l'automotive, ma si chiamano Bayer per la medicina, per il farmaco, insomma fa delle cose molto complesse. Lui regala, e me l'ha dato anche a me come esempio, un giorno che ci fu un convegno, è una delle aziende sempre citate dal Sole 24 Ore, fra le aziende dove la gente vuole andare a lavorare. C'è un premio, un indicatore. Lui regalò il discorso che citava prima Emilio Renzi del 46, ai propri dipendenti. Regala questo libro. Fatto pubblicare da lui, in tiratura privata. E con molta naturalezza, lui è figlio di Mezzadri, ha una vita nata nella campagna del marchigiano. Io ho conosciuto i suoi collaboratori, abbiamo avuto recente un convegno d'Ancona dove c'erano appunto c'era il responsabile del personale della formazione del gruppo Loccioni, e ho avvertito, ti faccio questo esempio perché è un esempio, come tale non la risposta è quella grossa, la è meglio, di una comunità con un'apertura, una sensibilità straordinaria. Poi scopro, questo è importante, che scopro, nel senso che parlando, che Francesco Novara fu consulente, questo psicologo del lavoro, per anni da lui. E Francesco Novara fu un personaggio illustre nel mondo olivettiano, fu un collaboratore stretto di Adriano Olivetti. Questa è la prima parte della risposta. La seconda è molto semplice, sul discorso di cultura umanistica e cultura tecnico-tecnologica. Quando facevamo la selezione del personale commerciale a Milano, mi capitava a Milano, ma come tra
tante altre parti, suggerivamo sempre in maniera spontanea, dire, visto che è qui, rimprovesciamo il viaggio, approfitti per andare a Brera, o approfitti per andare al Ponte di Pezzoli o Lambrosiana. Detta così, può sembrare un gesto, come dire, così, una sorta di dire, ma sei qui, vieni da Trapani, approfitta per vedere una cosa, perché proprio il quadro è importante. E questo comunque era, l'avevamo assorbito. Nelle filiali c'era Sele Arte, a Bologna c'era un quadro di Morandi, a Roma c'era Guttuso, insomma avevamo assorbito queste cose, quindi era molto, con molta naturalezza che dicevamo questo. Ma adesso veniamo ad un oggi recente. Come formatore mi è capitato di recente di fare un corso a management di una grossa assicurazione di Milano, e dissi al committente, si dice così in gergo, se riteneva, se era possibile dedicare 3 ore del corso su un'economia di 24 ore sparse in 2 giorni, in 3 giornate, a Lambrosiana di Milano. Oh, cribbio. Questo signore dice, ma scusi, Lambrosiana, guarda, qui non è turismo, insomma, la solita faccenda. No, ma guardi, facciamo in modo che lei, facciamo una sorpresa a queste persone, e vedrà che alla fine questa cosa avrà un senso. E poi, insomma, non è stato difficile fare accettare questa deviazione, un intervallo di mezzogiorno più corto e così via. E la sorpresa è che questa, ripeto, fatta con molta naturalezza, quindi senza grossi calcoli, ha fatto sì che queste persone, visitando 3 quadri, ho detto guardate, ci fermeremo solo per 3 quadri, l'esperienza che avevo già fatto in Olivetti con i concessionari, a fine corso andavamo a vedere i 3 quadri dell'Ambrosiana, Olivetti era vicino, Via Meraviglia era vicino all'Ambrosiana, un Leonardo, un Raffaele, un Tiziano, e le persone rimanevano, come tutti, si rimaneva stupiti dal fatto che ma come, a 2 passi da casa c'è questo. E allora era facile poi trovare una connessione col lavoro, trovare una connessione, dopo diventa mestiere del formatore, trovare delle connessioni. Però questa cosa è ripetuta, ed è un caso, no, forse non da sottovalutare, che proprio nella nostra associazione ci sia un piccolo settore che si chiama formazione e arte, e guarda caso questa, così l'abbiamo fatta conoscere come rappresentante dell'associazione, faremo un convegno a Ferrara su formazione e letteratura, un convegno su formazione e arte, è un frammento il mio di testimonianza, ma però ti dice quello che è rimasto, e tenete presente che ognuno di noi, tante persone che hanno lavorato in Olivetti, portano per il loro quotidiano questi aspetti, li coniugano alla loro maniera. A Napoli, ad esempio, i colleghi napoletani hanno inventato un sito Olivettiani a Napoli. L'andate a visitare e accorgete che persone che fanno riunioni, incontri con la stampa, con l'opinione pubblica, fanno dei discorsi importanti con la società napoletana. E questa cos'è? A Milano, il 24 di febbraio, di marzo, ci riuniamo, io purtroppo non posso esserci, c'è 1000 persone iscritte a olivettiani.org. E lì, per lo stabile, cioè, si va in 150, ci prenota e così via. Beh, anche lì si dialoga e la cultura c'entra, ma era solo questo che volevo poi dirti, capisci? Ma c'entra Galileo, scusa, per veramente in Italia? Ma c'entra nel senso che è un orpello interessante, no, perché no. Mi sembra che il discorso di Olivettiani invece può essere qualcosa che implementa anche il lavoro di impresa, perché sono belle le pagine in cui tu sottolini, attenzione, Olivetti è un uomo di impresa, anzitutto vedere se si vendono i prodotti. Sì, veramente chiedo, serve a questa finalità anche questo sfondo culturale? Allora ti vedete, ti sbagli, insomma. Sì, per pacco. Dunque, spiego in un minuto che cosa succede è l'ampliamento del vocabolario. Innanzitutto abbiamo visto prima che la cultura commerciale Olivetti si fondava sulla parola, dialettica, retorica, queste cose qui le usavamo spontaneamente, conoscenza dei prodotti, conoscenza del cliente. Poi ti accorgi che quando tu hai un vocabolario più ricco, e l'arte questo te lo permette, corso dell'arte, il cinema, insomma, cose che si discutono di queste cose allarga il linguaggio, tu diventi una persona più, area commerciale, più capace di relazione e entri in episodi e in momenti, ecco ti faccio un aneddoto subito prima che me lo dimentichi così te dopo, io nel 1983 incontro in treno una persona, la cultura Olivetti non ti fa dire questa persona qui bisogna molto toccarla perché è un personaggio illustre, perché in realtà no, tu, in mente, nel senso che non senza strafare, gli
chiedi se per cortesia lui conosce le macchine per scrivere Olivetti, elettroniche. E questo signore, però tu hai avuto nel frattempo, che cosa? L'atteggiamento mentale coltivato di non sentirti in minoranza di fronte a questo personaggio, poi dirò il nome. Questo signore dice, ma certo, mi dica, cosa sono, cosa c'è di novità? Ah, la novità è questa, e racconti il prodotto ETV, la macchina elettronica dell'epoca. Se vuol venire con me, la tratta in treno Bologna-Milano, oggi c'è lo SMAU, ne approfitti, tecnico commerciale, ne approfitti, venga, l'accompagno. Lui, miracolosamente, viene, mi accompagna, e quando siamo allo SMAU, la folla si apre. Perché? Perché il personaggio era notissimo, era Umberto Eco. E allora io mi trovo nella condizione, ti ripeto, in maniera molto naturale, questo è l'aspetto interessante, di presentare il signor Umberto Eco, direttore generale di quell'epoca, il quale ovviamente, sai, fotografi e così via, e questo è un esempio di tecnica commerciale. È interessante cosa succede dopo. Lui dice, io voglio ripagarvi di questa faccenda. No, scusi, no, aspetta, dice, allora dite il direttore, le facciamo un corso di formazione? Volentieri. Facciamo un corso di formazione a Eco e i suoi assistenti a Bologna, utilizzando l'M24, già un computer evoluto per l'epoca, siamo nell'84. Lui risponde con una giornata di formazione a Eslemir, ai neodirigenti in Inghilterra, dedicandola, senti bene, al perché i libretti di istruzione devono essere scritti meglio. Questo è interessante. E la cosa curiosa è che tutto questo io poi lo ritrovo su Repubblica, la pagina centrale, 10 anni dopo, quando in una conferenza stampa lui inaugurò a Bologna un evento che si chiamava Future Show, una cosa dell'elettronica, e disse, io voglio sfatare la faccenda che abbia scritto il nome della rosa con l'elettronica. Io l'ho scritta con la macchina da scrivere a mano, in quanto l'elettronica l'ho imparata in treno dall'amico Dall'Oglio. Prego, se qualcuno vuole intervenire, ecco, certo. Beh, vengo io col microfono per la registrazione, insomma. Io sono in una grande crisi del positivo, mi chiamo Giorgio Bertani, ho conosciuto questo grande imprenditore intellettuale e militante antifascista, indubbiamente lo seguivo perché ero nella libreria più importante di Verona e tutti i sabati arrivava giù Renzo Zod, che è di Verona e di Montorio. E indubbiamente si è creato un'amicizia, ma quello che è importante è che questo imprenditore era un intellettuale e la sua città, Ivrea, era diventata una città importante da visitare. Andavamo a Milano a vedere Bertolt Brecht, conoscevamo Strehler, io ho stampato dei libri anche di Strehler, perché a un certo punto, spinto dall'edizione Comunità, che ha delle cose straordinarie, io sono diventato editore cercando degli autori che qua non erano arrivati, come aveva fatto indubbiamente in quel periodo negli anni 60. Ma esisteva un Franco Riva, che è diventato direttore della biblioteca, stampava libri a Torchio, che venivano comperati da Adriano, tutti, è venuto giù qualche volta a incontrarsi e a vedere che libri stava facendo Franco Riva. Pertanto una spinta di un intellettuale curioso che non aveva fatto molte scuole ma che aveva pulito libri alla biblioteca comunale e all'archivio di Stato e poi è andato in questa libreria. Ero io, indubbiamente spinto da Zordi, che era quel personaggio che era e che era direttore di questa rivista straordinaria, una delle prime oltretutto, è questa casa editrice Comunità, la rivista si chiamava Comunità, la casa editrice si chiamava Comunità, era Comunità, era poi un pensiero nuovo che arrivava a noi e che veniva portato. Ecco che Olivetti ha fatto qualche cosa di formidabile, prima di tutto era un intellettuale, imprenditore, come ho detto prima, antifascista militante, e questo è importante, personaggi così non ne troviamo.
Allora, questa cosa arriva in ritardo con tutta probabilità, doveva arrivare molto prima. Mi è piaciuto il discorso del capo area, di quello che prepara, eccetera, perché entra nell'azienda. Però mi domando, l'antifascista Olivetti è diventato direttore dell'azienda, da quello che so io, perché il padre Camillo l'ha fatto nel 38, in pieno fascismo. È un certo tipo di fascismo poi, che guarda caso il momento ebraico viene fuori. Allora io trovo delle cose non chiare, oppure che non si è voluto narrare. Io il libro suo non l'ho visto, l'ha presentato benissimo, ho una curiosità immediata, lo leggerò stanotte, credo, anche perché avendo vissuto quel periodo in un dato modo, e siccome andavo a Milano, mi è piaciuto molto il discorso, ci faceva vedere Bertolt Brecht e Arturo Uy, oppure i tre soldi di Bertolt Brecht, e ci portava a Milano, ma era nelle idee di questo grande imprenditore intellettuale che ha fatto una delle più belle biblioteche aziendali d'Europa e nella storia, e che aveva film, e la gente poteva portare la propria famiglia, quelli che lavoravano dentro, a vedere dei film ad esempio organizzati col criterio la guerra, la pace, la non violenza e tutte queste cose, la nuova impresa, erano cose straordinarie. Io indubbiamente ero un piccolissimo ragazzo intellettuale che voleva scoprire, e io dico che il grande intellettuale Olivetti ci ha insegnato le cose. E io, una delle prime cittadine, ma che secondo me doveva essere più importante, più grande, eccetera, perché era in un dato posto, era Ivrea. E sono andato a Ivrea. E poi sono ritornato subito dopo portando delle persone a Ivrea, perché abbiamo potuto entrare in fabbrica. E questa è una cosa straordinaria. Oltretutto il padrone era sempre padrone a Verona. Olivetti non era un padrone, era uno che si confrontava con noi, ed eravamo negli anni 60. È morto nel 61 Olivetti, no? La data che ho sentito prima. 60. Giusto? 60. Ecco, siccome ho sentito un'altra data prima, è scappata. Ecco, allora io ringrazio tanto per una serata così grande come questa sera, e mi dispiace che sia solo tra persone dell'Olivetti, magari qualche altro che è venuto, è molto, ma questa era una cosa grossa, anche perché a Verona Zorzi ha fatto grandi cose come personaggio dell'Olivetti. L'ultima cosa che ha fatto prima di morire l'anno scorso è stato lo Spino, questo monumento stupendo che voi andate a vedere tra poco in un posto sbagliato, e che è lo spino della guerra di secessione, sarebbe il filo spinato, che è lo spino che deve dividere tra quelli che coltivano la terra e quelli che fanno i vacari in America, e che poi inizia, diventa lo spino anche che troviamo nei campi di concentramento. Ecco, mi fermo e dico andate a vederlo, perché Zorzi ha fatto moltissimo attorno a Olivetti, e indubbiamente la sua la casa editrice, mi scusi, ha da dirmi qualcosa, e la casa, io siccome sto dicendo delle cose su Zorzi che so io, non lo so se poi ha combinato delle cose, io per me ha fatto solo cose buone Zorzi, ed era direttore della rivista straordinaria, a un certo punto sono passati in tre mi pare come direttori, ma lui è stato uno dei primi, assieme con indubbiamente Olivetti. Allora, l'Olivetti è stata straordinaria per molte cose che avete detto e per la tecnica, e ha fatto, e indubbiamente l'America ha trovato uno che si controponeva, che aveva capito tutto per fare un certo tipo di elettronica avanzata in Europa. Ti do subito il microfono. Però io dico, siccome qua qualcuno ha parlato molto e ha parlato di più, non credo di dire delle stupidaggini, credo di dire delle cose importanti. E a Verona bisogna dirle, perché Verona era addormentata. Lo Spino ha fatto rogne perché non va a visitarlo nessuno, questo monumento alla SOA e oltre la SOA. Allora io dico che il nostro concittadino Enzo Zorzi si deve nominarlo. L'ha nominato prima lui in punta di piedi. Ecco che questa casa editrice ha portato molti
a fare nuove case editrici e a portare avanti un certo tipo di cultura. Onore a Olivetti. Indubbiamente gli hanno fatto subito guerra a Olivetti. Guarda cos'è venuto fuori, è venuto fuori Berlusconi, e qua potremmo parlare, ma do il microfono, se no me lo spacca in testa questo signore. Allora facciamo interventi, potete capire, eh? Potevate farli più brevi voi. Allora, no, scusa, no. Sono relatori, siamo venuti a sentire. Se vuoi ti rispondo così, io mi chiamo Mario Comper, io non ho conosciuto Adriano, però diciamo che ho vissuto il suo ambiente, sono entrato in Olivetti io nel 62 e sono entrato nella divisione elettronica. Olivetti Bull allora, poi divisione elettronica eccetera. Avevo una domanda da fare al dottor Renzi. Io sappiamo com'è andata a finire la divisione elettronica, conosciamo quello che era l'ambiente allora, quello in particolare di Costa e di Valletta, no, di quei tempi, dove secondo me là ci sono le radici della caduta e della perdita che ha fatto l'Italia e che soffre tutt'oggi di quegli esperimenti e di quelle imprese. Non, certamente non voglio arrivare a quanto ha detto De Benedetti, e quale è una mia personalissima opinione, è quello che ha fatto scomparire l'Olivetti. In ogni modo volevo farle una domanda. Secondo lei, nel pensiero oppure nell'azione da imprenditore di Adriano, c'era una radice di quel fallimento per quell'azione sull'Elea 9003? Ha mancato qualcosa? Per fortuna io dico non ha avuto, cioè ha avuto la fortuna di non vederla fallire la sua idea, la sua iniziativa. Certamente poi c'era stata anche la morte di Chu, la morte tragica di Chu che ha complicato il corpo. Grazie. Facciamo un'altra e poi la mi chiedevo, a seguito di quello che ho sentito, che cos'è che si può considerare rimasto. Ecco, a me pare che sia rimasto un principio ispiratore di quello che oggi tutte le aziende adottano, che è il sistema di gestione della qualità, cioè il coinvolgimento della direzione, l'addestramento, la gestione delle risorse, gli obiettivi, la pianificazione, eccetera. Quindi mi sembra che quel seme, mi pare iniziato, lanciato nel 38, se non ho capito male, sia fiorito, diciamo, oltre le macchine non riuscite, le macchine non vendute, ma sia rimasto qualche cosa, magari non sappiamo bene da dove viene, ma certamente credo che venga anche da quell'intuizione. La seconda grande intuizione mi sembra quella della formazione anche umanistica. Io l'anno scorso sono stato a Trento al Festival dell'Economia e c'era un incontro dove ho sentito proprio questo, era dedicato ai giovani, per cui la domanda era cosa fare, che scuola devo fare, che università devo fare, e il messaggio che è arrivato qui ai giovani presenti era: prenditi una laurea in materie scientifiche e una in materie umanistiche o viceversa, certo. Cioè diventa una persona completa in modo che sarai capace di fare qualsiasi cosa ti si chieda. Quindi anche questo mi sembra un messaggio rimasto, cioè non so cosa ne hai pensato. Certo. Certo. Sarò bravissimo, mi aggancio a quello, all'ultimo intervento, per dire che secondo me, per quanto ho conosciuto io di Olivetti è stata una delle più grosse scuole di management che abbiamo avuto in Italia. Effettivamente attraverso la formazione, attraverso il ripensamento dell'organizzazione di fabbrica e del rapporto con il territorio, ha creato una serie di manager che poi sono stati utilizzati un po' da tutta l'industria italiana. Se devo dire in sintesi cosa è successo nell'industria italiana, il grosso progresso è venuto tramite le multinazionali americane che sono venute in Italia e hanno portato i metodi di lavoro, e l'Olivetti. Fiat secondo me non è stata all'altezza di l'Olivetti per questo tipo, e quindi bisogna rendere merito non solo direi in tutta la filiera organizzativa della fabbrica, non solo nelle vendite. Sì, no? Sì, il concetto di qualità, diciamo che è arrivato poi tardi
qui da noi, arrivato negli anni 90, no? Eccetera. Però già negli anni, fin dagli anni 30, non li 20, ma nelle multinazionali americane è arrivato. Ed è arrivato sull'onda giapponese. Sull'onda giapponese. Che l'ha particolarmente pervertita. Sì, esatto. E questa è una prima considerazione. Una seconda considerazione che si riallaccia un po' alla domanda che faceva lei, dice ma cosa rimane del messaggio Olivetti? Perché tutto sommato questo è rimasto forse nelle persone che hanno vissuto, che portano avanti questa esperienza, però in termini generali diciamo che è scomparsa, oppure vivono esperienze tipo Loccioni che riproduce, tenta di riprodurre lo stesso modello. Ecco, secondo me ci sono degli aspetti che potranno essere riconsiderati. Diciamo che negli anni passati, nel Novecento, diciamo che tutto questo dibattito è stato un po' coperto dalla, chiamiamola, lotta di classe, no? Il liberalismo sfrenato da una parte, le idee socialiste dell'altra, di difesa del lavoro, difesa della dignità della persona, eccetera, eccetera. E su questa lotta questo tipo di problematiche è andato un po' scomparendo, era un tentativo di mediazione, come diceva prima era un padrone che non faceva il padrone, no? Una cosa di questo genere. Quello che sta venendo fuori adesso è che ci troviamo con un mondo più globalizzato dove le risorse diventano sempre meno disponibili e le possibilità di crescita diventa sempre più scarsa, sta maturando nelle aziende, anche quelle che hanno avuto esperienza, diciamo, liberismo forte, sta maturando l'idea di poter crescere solo se si soddisfano i famosi stakeholder, no? Cioè, io non cresco, non salvaguardo il mio capitale semplicemente perché stresso il processo produttivo in modo da realizzare il massimo margine, ma se riesco a soddisfare tutti quelli che in qualche modo hanno relazione col fatto produttivo. Questo penso che non è ancora sviluppato, non è ancora presente, ma sta crescendo questa cosa, anche perché si hanno esempi anche grossi di grosse opportunità di business che non hanno potuto trovare sviluppo perché l'ambiente attorno loro non era favorevole e perché non hanno trovato la giusta relazione non solo con il personale, con l'ambiente lavorativo, ma anche tutti gli stakeholder che sono attorno. Impressionante, molto, molto importante in Olivetti è il rapporto col canavese. La fabbrica non finiva nel perimetro della fabbrica. La fabbrica era il territorio e il territorio lo difendeva, no? E quindi proteggeva l'obiettivo imprenditoriale di Olivetti. Questo secondo me, senza riprendere l'esperienza propria di Olivetti, però questa necessità futura nostra società andrà secondo me a ripescare quelle cose. Non so se siete d'accordo. Volete prima di poi invece sono altre due domande? Facciamo le due domande. Facciamo queste domande così poi fanno c'era il signore qui. Grazie. Mi chiamo Helmut Rauch, sono un formatore con il pallino della cultura aziendale. E ho una curiosità, quella che il signor Renzi ha rimandato, cioè com'è possibile che un organismo così evoluto, così complesso, così all'avanguardia si sia dissolto? Cioè, prima di ragionare sul fatto se sia riproponibile o no, vorrei capire ma perché è sparito. Okay. Ma posso fare la voce così? Sì, la domanda è semplicissima. Sì. Com'era il rapporto con i sindacati? L'ultima e poi così facciamo le risposte. Allora intanto buonasera, io sono Lanza Riccardo, mi presento, sono un alunno del quinto anno della scuola serale della Donna Pinemonte. Allora non sapevo cosa fare per il discorso della tesina. Io sono una persona
molto sensibile, nel senso mi ha preso il carattere di cosa ha fatto Olivetti nella sua vita, non l'ho mai conosciuto, anche perché sento dalle varie esperienze che avete voi, e so, vi confesso, mi ha preso la tesina su Steve Jobs. Ma quello che volevo dire, tempo a cambiare. Quello che volevo dire io, durante l'ora di lezione con il professore, gentilissimo professor Melotti, mi ha detto una cosa molto bella che mi ha colpito di Olivetti. Allora, tramite internet così ho seguito e io ho visto le sue opere e il suo modo di fare che ha. Adesso sto ancora elaborando questa tesi, insomma, però mi è molto colpito perché io sono una persona molto sensibile e io ho avuto tantissima esperienza, nel senso che io sono invalido e sto cercando di inserirmi ancora nel mondo del lavoro, sarò brevissimo, chiedo scusa, nel mondo del lavoro, lo sto facendo a scuola serale per tornare perché gli invalidi mi danno la possibilità di poter lavorare in ufficio. E allora ho sempre questa fame di curiosità che mi ha spinto per fare scuola, che avevo già da tempo. E discorso è questo, quando ho visto tramite documentazione internet che persona era, ho detto allora esiste veramente una persona che sa valorizzare l'essere umano, cioè per primo, in primo piano mette e valorizza l'essere umano. Io quando ho visto il video su internet, vi dico la verità, mentre ne parlo anche adesso, mi viene la pellocca, perché Olivetti, anche se non conoscevo, lo dico in tre parole, lui non era un uomo che era del passato, ma neanche del futuro, era un uomo senza tempo, secondo me. Sì. Perché lui ha fatto, anche secondo le vostre esperienze, che ho sentito, ha fatto qualcosa di veramente meraviglioso. E riusciva a cercare, a tirare fuori il meglio della persona, valorizzandola. Quando ho sentito le varie esperienze che ho sentito nel filmato, infatti sto ancora scrivendo questo filmato che sto sulle storie di Giovanni Minori, che è molto interessante. Ecco. C'è un'intervista sì, ma infatti, chiedo scusa, infatti dopo volevo anche discorsi del libro che volevo acquistare, anche se ecco, io volevo chiudere, vi ringrazio veramente, mi ha dato la possibilità di poter parlare e sono venuto qua veramente secondo l'esperienza che ho sentito e quello che ho visto, io penso che uno con Olivetti. Spero che ci sia andato così, perché veramente io se sarò forse un datore di lavoro, oppure io che sto mettendo anche nella scuola, nel mondo del lavoro, ho sempre messo forse un po' di Olivetti, ma io sono così insomma caratterialmente, dopo visto che mi si era figurato insomma come persona. E vi ringrazio ancora per la possibilità di poter parlare. E le dico che le daremo allora la mail di Emilio Renzi che farà da consulente per la tesina. Con il relatore. Molto volentieri. Mi dia sto godendo per scrivere. Vuoi rispondere tu? No, prego. Sì. Allora io sono uno spiace, prima sgomberei le barzellette, cioè Bondi, no? Allora, benissimo, allora Bondi ha scritto un libro, no? Facendo il paragone fra questi due visionari e cercando anche di mostrarlo a modo suo. Allora, ci siamo sentiti che ho preso il telefono, io ho avuto una reazione da professore. Allora il professore non era ancora così, adesso che lo dico mi accorgo che sembra che mi dia. Cioè, tanto sono andato subito a comprare il libro, no? A differenza di tutti gli indignati che dicevano... No, io sono andato a comprarlo subito. Ho comprato anche la matita rossa e blu, di una volta, me lo sono detto con la matita rossa e blu. Poi ho scritto la mia recensione, ho scritto il mio saggio critico su Bondi, che si trova in rete per inciso, e dove ho elencato i tre errori di Bondi. Adesso non vi annoio così, ma insomma, lì in breve l'operazione, poi oltretutto l'operazione è anche immediatamente fallita, perché il destinatario, che era Berlusconi, non ha letto il libro, non ha risposto. Quindi, da questo punto di vista, tranquilli. Però ho detto, c'è sempre un peggio, perché il Consiglio di amministrazione della RAI, la signora Lei e così via, hanno approvato nei giorni scorsi il programma delle fiction della RAI, tra cui due puntate su Adriano Olivetti. Chi è il produttore di questa miniserie? L'onorevole Luca Barbarischi. E con questo mi sembra che siamo... ricordiamo il ruolo... Non ricordiamo nulla, niente, poche importanza. Nel breve testo che già gira in rete che presenta questa cosa c'è scritto sarà questa miniserie sarà girata a Torino, città natale
del fondatore della fabbrica di macchine per scrivere. Allora Adriano è nato in Grecia e non ha fondato lui. Sono due errori in una riga. Aspettiamo il resto. Va bene. Adesso fate fuori le sciocchezze e rispondiamo invece alle cose serie. Le cose serie, se vuole, come lei mi suggerisce. Sì, esattamente. Sì. Ecco, com'è crollato? Sì, è quello che si chiama l'oliveticidio. Io qui ho cercato di darle un brevissimo sunto. Oliveticidio. Allora, adesso, per onestà, l'oliveticida è Carlo De Benedetti, no? E o Colaninno, e o Tronchetti Provera. Tronchetti Provera è certamente quello che ha firmato l'ordine di esecuzione. Quindi a questo punto di vista non è poi così, insomma, non è così responsabile. Il responsabile numero uno è certamente, io l'ho scritto, è Carlo De Benedetti e Tronchetti Provera. Bisogna anche dire, per onestà, che i tempi si erano fatti difficili. I tempi si erano fatti difficili perché dopo l'elettronica era venuta l'informatica, cioè erano arrivati in scena i personal computer. E qui i personal computer sono venuti fuori da una parte dove nessuno se li aspettava. Non soltanto l'Olivetti, ma neanche la IBM, la grandissima IBM, che era 10 volte o forse anche di più l'Olivetti. Anche perché un prodotto IBM veniva immediatamente acquistato dai due rami dell'amministrazione pubblica americana, il ramo civile, che è enorme, e il ramo militare, che è ancora più enorme, se scusate l'improprietà di linguaggio. Ecco. Anche l'IBM è andata per terra quando è venuto fuori Steve Jobs, quando sono venuti fuori i ragazzi californiani, quelli che hanno inventato il personal computer con le scarpe da tennis e... geniali, niente da dire, no? Il cosiddetto computer in garage o la Volkswagen dei computer, cioè tutta la leggenda, il mito, insomma, no? Che in larga parte è anche vero, favoriti anche da una cosa che di solito non viene scritta, cioè favoriti da un sistema creditizio che dà i crediti anche a un ragazzo con le scarpe da tennis che si presenta al direttore di banca e gli dice: io ho un'idea, ma non fa vedere niente, dice: ho un'idea per cui fra 10 anni ogni mattina 1 miliardo di persone si sveglia e fa on su una cosa e voi guadagnate $1. Ora, in Italia, tutta Europa, forse in tutto il mondo, un personaggio del genere, tanto il direttore non lo riceverebbe, no? E la sicurezza lo sbatterebbe immediatamente sul marciapiede di fronte, e grazie che non lo facciano blu, no? Ecco, voglio dire, insomma, no? È finita in un'altra maniera per questi motivi. L'Olivetti aveva il suo personal computer, no? L'MV. Poi arrivò Steve Jobs. E lì però certamente anche l'Olivetti ha fatto un errore. Peraltro tutti gli europei l'hanno fatto, perché dalla battaglia dei computer l'Olivetti è stata l'ultima azienda europea a alzare bandiera bianca. Ma tedeschi, francesi, inglesi, anzi non esistono, insomma, no? Erano scomparsi già da tempo, non esistevano più da tempo. Si trovano Siemens, Philips e così via, ma sono di settore, sono per il medicale, quelle cose così, no? E queste cose le sono... Ecco, l'Olivetti aveva l'M20, poi bisognava fare il nuovo, no? E lì è venuta una discussione, cioè, ma come lo facciamo? E lì, insomma, qualcuno ha detto: bisogna farlo sul modello dell'IBM, che è quello poi che usiamo ancora oggi tutti quanti, cosiddetto industry standard, no? O modello IBM, così. Dall'altra parte c'è l'Apple, i computer si dividono in due grandi famiglie, no? L'Apple e gli altri, no? Nostri, insomma, no? Che sono figli tutti quanti dell'IBM. L'Olivetti ha deciso di fare l'M24 che era di seguire l'IBM, e naturalmente così è andata piccola la grande IBM, è andata piccola anche la piccola Olivetti. Non so se questo racconto breve, insomma, no? Ecco, sia soddisfacente. Ecco. E lì certamente questa decisione è stata una decisione di Carlo De Benedetti, il quale però poi alla fine ha concluso il suo ciclo di lungo e sostanziale disamore e disinteresse per l'Olivetti. Cioè l'Olivetti per Carlo De Benedetti, a parte alcuni successi iniziali, è sempre stato uno strumento per fare altre cose. È stato uno strumento per cercare di prendere il Banco Ambrosiano, è stato uno strumento per cercare di prendere la Buitoni Perugina, è stato uno strumento per cercare di prendere la Mondadori. Ecco, altre cose in Germania, e poi la grande operazione del Belgio, no? Che doveva essere una cosa che doveva cambiare l'economia europea. Belgio vuol dire Francia, vuol dire cambiare l'economia, 50% dell'economia europea così.
è riuscito. Ma tutto questo, voglio dire, poi nella vita si vince, si perde, insomma non è un reato perdere, insomma, no? Il reato è fare questo con gli utili dell'Olivetti, ecco, di non reinvestire più nulla dell'Olivetti, quindi chiudere la divisione elettronica, no? E chiudere la ricerca e sviluppo, chiudere lo sviluppo, smembrare la società e così via. Questa è stata la fine dell'Olivetti, per cui questi sono i motivi per cui l'Olivetti è scomparsa. Sono stati, erano anche anni terribili un po' per tutti gli anni alla fine degli anni 80. Scusa se l'interrompo, ma ci sono state per caso anche delle gelosie piemontesi? La Fiat vuol dire? Sì, certamente, guarda caso, sì, però quelle sono anteriori, attenzione, quelle sono anteriori. Ma forse cioè, hanno fatto la pace per poi... Sì, certamente sì, la divisione elettronica fu fatta vendere da Valletta, sì. Però siamo negli anni 60, Carlo De Benedetti non era ancora nato. Sì, prima questo volevo... Sì. No, era nato, cioè, era nato gli incisori finali, ma forse i processi iniziano prima. Sì. Qui c'è? Sì. No, certamente. La Fiat, come qualcuno ha nominato prima Costa, che era presidente della Confindustria dell'epoca, che è il Costa degli armatori, no? E tutti quanti, insomma, no, ecco, la Confindustria mandò la circolare, non comprate macchine Olivetti. Un'altra cosa che è venuta fuori, a proposito adesso delle diatribe con Marchionne, uscì anche l'Olivetti, uscì dalla Confindustria, tanto perché, come dire, proprio, no, come dicono a Napoli, non è cosa, che vuol dire tutto. E poi perché la Confindustria non voleva che l'Olivetti pagasse più della paga sindacale, più della paga contrattuale, ecco, pagasse più, cioè il caso uguale contrario di Marchionne. Non voleva che pagasse di più, mi dica. No, mi scusi, non volevo interrompere, no. Perché secondo me, al di là degli incisori, forse è il modello che ha fatto paura. Sì. Cioè, allora, non volevo interrompere, mi scuso. Con questo rispondo alla domanda. Forse è il modello di Vetti che ha fatto paura. E forse l'impronta sociale che ci stava dietro. Il discorso di comunità, al di là degli anni caldi, al di là del rapporto con il sindacato, di tutto il forse è proprio il modello sociale che poteva avere questo paese che non ha più avuto. Sicuramente. No, se questo perché. Sì, perfettamente d'accordo. Mi scuso. Ecco, no, ma con questo rispondo immediatamente e brevemente alla domanda circa il rapporto con i sindacati. Ecco, una troupe della RAI va a fare un'intervista nello stabilimento Olivetti e dicono: prego, entri, ecco, qui ci sono le stanze, qui ci sono gli uffici del sindacato. Come il sindacato, dice il giornalista, pensavo uno scherzo. Allora in quegli anni nelle fabbriche si costruiva le stanze per i sindacati. Negli stessi anni alla Fiat c'era il reparto Confino, punto. E questo è dei modelli, no? Esattamente, c'era il reparto Confino, benissimo, posso proseguire adesso, perché credo che l'essenziale sia stato detto. No, invece, Bertani, è certo che Zotto è stato un grande personaggio, è stato anche il mio capo per inciso. Certo che è stato un grande personaggio e è stato molto molto importante perché è stato il direttore di comunità e il direttore della casa editrice ed era lui che sceglieva gli architetti ed era lui che sceglieva o contribuiva a scegliere i designers, ecco, e i grafici. Se l'Italia, adesso uso un tono retorico, scusatemi, ma ci vuole, ecco, se l'Italia è qualcosa ancora oggi per il mondo, lo deve a una serie di anelli, uno dei quali, non alla fine, si chiama Renzo Zotti, perché è Renzo Zotti che ha scelto gli architetti, i designers, i grafici e i libri. Credo che sia stato sufficiente. Dopo le dirò che c'è anche un mio scritto su Zotti, se vuole, in rete, se volete, per dire che insomma il personaggio però anche questo è importante, insomma, perché Zotti lo scelse Olivetti, insomma, no? Se no Zotti lo scelse Olivetti e quando Olivetti scelse Zotti era uno che aveva fatto la resistenza qui, no? Studente a Padova, ha fatto la resistenza qui e conduceva una vita un po' grama di redattore di casa editrice a Torino, dove un signore molto serio, una
mattina arrivò da lui con un datilo scritto e gli disse: posso chiedere di leggerlo, perché all'Einaudi lo hanno bocciato. Si chiamava Primo Levi ed era Se questo è un uomo. Zorzi lo fece pubblicare. Al di là di questo, però, Zorzi era, senza offesa, un perfetto sconosciuto, e Adriano non aveva fatto niente, voglio dire, di così. E Zorzi, Adriano Olivetti capì invece che era l'uomo giusto e lo mise al posto giusto, dove è stato 30 anni, e poi, insomma, è lui che diede una grande mano qui per il castello, per Castelvecchio e tante altre cose, per il negozio scarpa a Venezia, e rifatto adesso dal FAI con i giapponesi che vanno a fare la cosa per fotografare e così via, insomma, no? Sono eccellenze, sono eccellenze. Ecco, la divisione elettronica certamente è stata fatta fuori, per la frase famosa di Valletta, un neo da estirpare, con il che abbiamo, questa è una caporetto non per Olivetti, per l'Italia, certo, e per l'Europa, per tutta l'Europa, una caporetto. E ci furono commessi errori con circa l'Elea, Adriano Olivetti commise errori circa l'Elea. Intendevo dire, per esempio, c'è chi dice, io penso anche forse sì, vero, che la famiglia, lui e la famiglia sì, Olivetti non avrebbe potuto sostenere tutti i sentimenti necessari. Sarebbe stato in difficile. In quel senso lì, sì, come sì, imprenditore. Sarebbe stato difficile. Però, sa, come dire, questo punto si entra nel terreno dei sé, però sì, è molto interessante. Sarebbe stato veramente molto difficile. E anche, no, io pensavo che lei alludesse al fatto che in quel periodo lui andò in America con Roland, senza accorgersi che era un bidone. Però questo, attenzione, non devi dire io contrasto, perché l'Underwood consisteva di due cose: la fabbrica, che era un bidone, e la rete commerciale. La rete commerciale Underwood, attenzione che allora non si facevano rivendite online, e l'America è lunga 5 fusi orari. Avere la rete commerciale Underwood significava partirono le navi cariche di Vissuma, e le Vissuma furono vendute in tutta America, in tutti gli Stati Uniti d'America, con un bel ricavo, veramente un bel ricavo. Quindi le faccende sono complicate, dopodiché è difficile dire. Certamente i rapporti con la famiglia, e la famiglia non appoggiò il figlio Roberto quando Roberto subentrò al padre, i rapporti con la famiglia erano complicati. Adriano Olivetti in due occasioni ebbe due idee straordinarie. No? La prima era che bisognasse che la società, la fabbrica, insomma, tutte, ma come modello di tutte, avrebbero dovuto diventare una fondazione con un quarto, un quarto, un quarto, un quarto. Un quarto a proprietà della comunità. La comunità non esistendo ancora, si vedeva il municipio. Il secondo quarto proprietà dei dirigenti. Il terzo quarto proprietà di tutti i lavoratori, più o meno il sindacato, il titolo individuale e così via. Da vedere il quarto quarto degli azionisti storici, cioè di quelli che avevano avuto la fiducia e avevano dato il capitale iniziale. Ecco. Propose questo piano alla famiglia, ai partiti della sinistra e ai sindacati. Ebbe tre no. Tanto per essere chiaro. Tre no. Sì. E è un'idea, uno può portarla come meglio ritiene, può anche essere l'idea di un matto, no? Però è un'idea però che cercava di prendere il meglio di una lunga discussione su cui ci sono, una lunga discussione che nasce nell'Ottocento, no? Il cosiddetto azionariato popolare, le società di capitale e le società in mano ai managers, la rivoluzione dei managers del libro di Bell, l'esperienza americana, i modelli tedeschi, la Mitbestimmung dei tedeschi, che sta trionfando in questi giorni la Volkswagen, un bonus di 7.500 euro. Corrisponde a 7 mesi di lavoro di un professore, 6 mesi di lavoro di un professore, bonus, pulito, alla Volkswagen, perché c'è la cogestione sindacale, questo è ecco. E insomma, voglio dire, si può discutere di questo. Allora, con questo arrivo alla domanda finale, mi spiace un po' di stringere, insomma, come è finita, la porta sindacale, eccetera, che cosa resta? E resta una difficoltà oggettiva, questo bisogna dirlo, perché se no ci raccontiamo delle storie meravigliose ma non vere. Intanto il mondo è cambiato. Ecco, l'Olivetti ha agito per anni in un mercato nazionale e ha agito in un mercato nel MEC, nel MEC,
nel mercato comune europeo. Oggi il mercato si chiama globalizzazione e questo cambia radicalmente il terreno di gioco. Ci sono i nuovi paesi, le nuove tecnologie, i californiani, di BMC Ripresa, anche se è dimagrita in una maniera fantastica, in Italia non c'è più l'IBM, insomma voglio dire, sono cambiate tantissime cose, la globalizzazione cambia, Olivetti agiva dentro con contabilità, con investimenti, sono molto molto chiari dentro il perimetro nazionale europeo, all'estero c'erano le consociate, il capo consociate era sempre un italiano, insomma c'era insomma, era un universo abbastanza ordinato, c'era la globalizzazione, quindi veramente il problema è cercare di tradurre queste cose. Resta secondo me che quello che ha fatto l'Olivetti è stato quello di insistere, come ho detto, per una questione di stile, di insistere moltissimo sulla centralità, qui ho cercato di riassumere le cose che sappiamo, la centralità del lavoro, la centralità della cultura. Nei suoi anni d'oro l'Olivetti assumeva le cosiddette terne, un laureato in materie tecniche, un laureato in materie umanistiche e un laureato in materie amministrative, cioè l'ingegnere, il filosofo e l'uomo dei conti, giusto? Questo fa le tre lauree, no? Le due lauree che diceva lei, no? Oppure lui che dice andate a vedere Brera, no? Milano ci sono anche altre cose più gradevoli da vedere, no? Vai a farti una vasca a Monte Napoleone, si diceva allora, no? Sono le belle donne, insomma. No, lui ai giovani che arrivavano da Trapani diceva di andare a Brera, che secondo me quelli lì tornavano a Trapani dicendo questi sono matti, però forse uno ha detto, uno ci sarà andato, certo. Quello lì è rimasto segnato. Questo sì, mi dica. Poi chiudiamo veramente sì, perché siamo fuori orari massimi. Ma io ho uno studente di conoscenza, c'è Adriano Olivetti. Io ciò che so, c'è Adriano Olivetti, lo so da Franco Ferrara. Ah, perfetto, è scritto. Uno appena l'ho conosciuto per sua vita, ma ho letto molti i suoi libri, ovviamente riguarda la scienza confusa, la chiave sua, una delle tante scienze confuse, la sociologia. Che è passato anche di lì. Tra parentesi, insomma, che accostare Berlusconi a Adriano Olivetti credo che è stato fatto. Credo che Adriano, non da parte vostra, da parte di Bondi e tutti i suoi seguaci, credo che Adriano Olivetti si rivolti nella tomba e non solo lui, e non solo lui. Ma questo andrebbe bene se rivoltandosi ritornasse tra noi, ritornasse in vita. No, ecco, avete parlato di Weber, Max Weber, aveva due cose, tra le altre, razionalità rispetto allo scopo e razionalità rispetto ai valori, no? Credo che Adriano Olivetti, credo che poco che so io di questa scienza confusa della sociologia, era il massimo esponente Weber, no? Credo che Adriano Olivetti li abbia tenuti assieme queste cose, gli scopi dell'impresa ma anche i valori, no? Tutte e due relazioni. Sì. Comunque ci tenevo a dire di Franco Ferrarotti che è passato anche lui da Ivrea, è stato proprio da Ivrea. Come no. E la novità di Ivrea più recente, la necessità oggi sulla Repubblica, è un libro di Gallino. Sì. Altro sociologo. Certo, è stato l'opera di Gallino. Durissimo, con tutto il capitale finanziario. La cartolina Finance Capital. Adesso c'è quest'altro, la lotta di classe, durissimo e così via. Ma non duro contro l'industria, ecco. Quello che è da capire è questo, cioè... Duro contro un modello. Ecco, duro contro quel modello, poi non è neanche un modello, è una prassi, è una cosa che non si capisce bene, o si capisce troppo bene. Insomma, comunque adesso questo non ha molto importanza. Ma non contro l'industria, contro il lavoro, contro una certa forma di capitalismo, secondo me. Non contro una maniera in cui ecco, la terza centralità che secondo me costituisce legato di anni 20 è la comunità. Ecco, questo è la comunità, qualcuno l'ha detto prima, ecco, la fabbrica è circostante. Che è molto cambiato adesso di come è veramente va bene. C'è solo un segnale rapidissimo che voglio dare su un libro
questo è un ambiente di libri, questo è un posto bellissimo, io mi compiaccio innanzitutto con questa straordinaria struttura, istituzione, eccetera, che inquadra il fenomeno da un'altra angolatura, si chiama Ingegni Minuti. Il professore l'ha scritto Lucio Russo, che è uno storico della scienza, ed è una storia della scienza in Italia. In questo libro, molto interessante, un libro tosto, c'è tutta la storia della scienza, si va indietro, dal Medioevo, eccetera, cioè Medioevo, dal Rinascimento, ma con pagine ancora più. C'è una parte dedicata a quattro aree di eccellenza che negli anni 60 furono smantellate. E attenzione, con delle citazioni importanti, il presidente della Repubblica Saragat che dice delle cose contro l'elettronica, in perfetta sintonia con Valletta, presidente della Repubblica, attenzione. L'Istituto Superiore della Sanità, che viene smantellato. E cosa faceva? Io ho imparato leggendo questo libro. C'era un centro di produzione di farmaci ad altissimo livello, farmaci, antibiotici. C'è un personaggio illustre che infonda l'Istituto Superiore della Sanità. L'industria nucleare può sorprendere, ma a quell'epoca Ippolito fu messo in galera. E l'industria nucleare a quell'epoca aveva un senso, in tutta Europa si studiava nel nucleare, che poi altri hanno fatto e così via, non sto dicendo giusto o sbagliato, ma un fatto che anche il nucleare viene fatto fuori con arresti, questo vale anche per l'Istituto Superiore della Sanità. Adriano Olivetti ed Enrico Mattei. C'è qualcuno che sottolinea come la morte di Adriano Olivetti e la morte di Mattei abbiano dei paralleli, e anche la morte di Ciù. Quindi fantapolitica, ma non si direbbe, perché sono morti che avvengono in un periodo particolare, dal 60 al 63. Ecco, questo lo segnalo perché questo libro scientifico ad alto livello, un professore di storia, lo scrivono in due, Lucio Russo sicuramente, Ingegni Minuti, pensate, è la parola con la quale Benedetto Croce, l'espressione con la quale Benedetto Croce se la prende con i filosofi. Che dice, con i filosofi che vogliono fare gli scienziati, scusate, era Enrico, scusami, che dice i matematici e i tecnologi, queste robe qui, hanno gli ingegni minuti, inteso come piccoli. Tutto qua. Grazie.